E per me è davvero un piacere portare saluto al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e un saluto di benvenuto a tutti gli illustri ospiti che trascorreranno il pomeriggio con noi su un tema di grandissima attualità, quello della riforma del sistema penale. E già dal titolo gli organizzatori hanno messo in evidenza qual è il nodo di questo tema, cioè quello di trovare un corretto, un ragionevole bilanciamento tra due esigenze a volte difficili da conciliare. Da un lato quella di realizzare un sistema giudiziario efficiente, tempestivo, e dall'altro quello di non mettere in discussione tutte quelle garanzie che contengono le posizioni giuridiche soggettive tipiche di uno Stato costituzionale. Questo tra l'altro è un tema che è al centro della legge delega del governo che è stata approvata l'anno scorso e che mira per l'appunto a riformare il sistema penale, che come sappiamo è uno degli obiettivi strategici del piano nazionale di ripresa e di resilienza. I titoli degli interventi dei relatori, gli intenti deflattivi, fattispecie istintive, riforma del sistema sanzionatorio, giustizia riparativa, sono tutti temi che dovranno essere affrontati dai decreti legislativi che, in base alla legge delega, dovrebbero vedere la luce entro settembre di quest'anno. Io non so se realisticamente questo avverrà oppure no. Sappiamo che i termini che sono fissati nelle leggi delega non sono notoriamente dei termini perentori. Però, considerata l'urgenza con la quale il nostro Paese deve attrezzarsi per dare una profonda attuazione al PNRR, sarebbe quanto mai opportuno che questi termini venissero rispettati. Ringrazio in particolare i colleghi Andrea Scella, Enrico Matti, Natalia Rombi, che hanno ideato questo evento, e mi rallegro molto per il fatto che si tratta di un'ennesima occasione di collaborazione, in particolare con l'Ordine degli Avvocati di Udine, con la Camera Penale Friulana, quindi ringrazio l'Avvocato Zanetti e l'Avvocato Conte per la loro collaborazione. Permettetemi solo di aggiungere una cosa: anche il sistema universitario, diciamo nel suo piccolo, cerca di dare un contributo alla riforma del sistema giustizia. E ricordo che il nostro Ateneo fa parte di un progetto nazionale che è stato varato dal Ministero della Giustizia, che si chiama Unifor Justice, assieme ad altri Atenei, diciamo, del Nord-Est, con capofila proprio Bologna, che è per l'appunto un progetto nazionale con l'obiettivo di rendere una giustizia più efficiente, efficace e vicina ai cittadini. Anche questo progetto, peraltro, si colloca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stato finanziato per quasi 1 milione di euro, quindi questo fa capire anche quanto si voglia investire su questo terreno. Noi, assieme all'Ateneo di Trieste, ovviamente ci occuperemo della sua implementazione per quanto riguarda gli uffici giudiziari del nostro distretto di Corte d'Appello, che è quello di Trieste, e ovviamente non solo in contatto con gli uffici giudiziari, ma anche con gli ordini degli avvocati, con cui speriamo di collaborare anche su questo fronte quanto prima. Gli obiettivi di questo progetto essenzialmente riguardano l'individuazione delle buone pratiche già adottate da tribunali e corti d'appello, l'elaborazione di modelli di ufficio del processo conformi alle esigenze degli uffici giudiziari, la costituzione di strumenti e metodi che potenzino la digitalizzazione dei flussi documentali e di modelli di intelligenza artificiale per favorire l'ottimizzazione dei processi decisionali, nonché, da ultimo ma sicuramente non in ordine di importanza, creare delle strategie di comunicazione capaci di aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia. Quindi, io penso che anche a noi come università, come sistema di formazione, spetta un compito
particolarmente significativo da questo punto di vista. E questo ovviamente sul versante dell'organizzazione degli uffici. Sul versante della disciplina, del processo e del diritto penale sostanziale, penso che le occasioni di incontro e di confronto come questi siano quanto mai opportune. Quindi ringrazio ancora tutti gli attori coinvolti e do la parola all'avvocato Massimo Zanetti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine. Buongiorno a tutti. È un onore oggi essere qui e portare i saluti dell'istituzione, portare i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Udine in un convegno così importante con dei relatori così importanti. E come diceva la professoressa Dallando, in questo ultimo anno, ma direi in questi ultimi due anni, le occasioni in cui l'Ordine degli Avvocati di Udine e l'Università hanno posto in essere delle attività formative di collaborazione si sono intensificate sempre di più. Ma direi che questa attività virtuosa la stiamo in qualche modo condividendo anche con la scuola della magistratura, proprio nell'intendimento di una formazione condivisa. Se siamo per la separazione delle carriere nel procedimento penale, siamo per una formazione invece condivisa, quale valore aggiunto. Riteniamo che stessi temi, stessi argomenti debbano essere affrontati attraverso una visione che sia il più trasversale possibile. Quindi non solo da parte della, accademica, non solo da parte dell'università, ma anche da parte di coloro che poi sono gli operatori del diritto, quindi avvocati e magistrati. Per quanto riguarda il tema, si tratta, l'ha già detto la professoressa Dallando, si tratta di una riforma necessaria, una riforma che dovevamo porre in essere perché l'Europa ce lo chiedeva. E questo è il primo dato di fatto. Tuttavia dobbiamo anche condividere il fatto che si tratti di una riforma necessaria perché in qualche modo dovevamo superare la politica degli ultimi anni, una politica che ha posto sempre il carcere, il sistema carcerario come prima razza, invece dovevamo in qualche modo intervenire per spostarlo proprio a estrema razza, così come dovrebbe sempre essere. Tra l'altro una politica penale che in qualche modo ci dava la misura della volontà del legislatore proprio anche nell'utilizzo dei nomi, comunque dell'utilizzo dei termini che venivano poi in qualche modo agganciati alle normative. Pensiamo allo spazza, no? Spazza corrotti, e questa è proprio la misura dell'intervento legislativo, una misura dove l'innocente viene visto come colui il quale la fa franca. Quindi avevamo anche la necessità di un cambio di rotta. Io credo che questa riforma possa essere da questo punto di vista un'occasione. E giustamente, lo dice il titolo, il tema pone in essere la centralità tra quello che deve essere l'esigenza della riforma del sistema penale, però bilanciando quella che è l'efficienza e quelle che sono poi le garanzie del processo penale. Un equilibrio non sempre semplice da mantenere. Però efficienza non può essere considerata solo e misurata solo dalla lunghezza o comunque dal tempo. L'efficienza è un termine molto più ampio. Cercare l'efficienza nel processo penale, a mio modo di vedere, vuol dire anche creare una certa fiducia con il cittadino, riaffermare quella fiducia che il cittadino dovrebbe avere poi nel sistema penale. Ecco dunque che quindi non si può agire, non si può intervenire solo per la riduzione di quelli che sono i tempi del processo. E non è mio compito oggi entrare nel merito della questione, il compito è quello di portare i saluti, mi permetto solo però di condividere con i relatori un'esperienza, così insomma in qualche modo è un'esperienza provocatoria e per certi aspetti anche semplifica notevolmente le questioni a cui siete chiamati a rispondere, però ritengo che in qualche modo sia anche un esempio di quello che è il sistema giudiziario italiano. I presidenti degli ordini in questo momento, in questi ultimi due anni di pandemia, sono stati chiamati in una situazione drammatica, in una situazione assai difficile, a condividere con il presidente del tribunale quella che è stata, quella che è l'organizzazione amministrativa e l'organizzazione, diciamo, la gestione delle procedure di sviluppo e di gestione dei processi. Non è stata un'attività semplice perché sostanzialmente ci trovavamo di fronte a un qualcosa di inaspettato, un qualcosa tra l'altro sul quale non avevamo
Ecco, quello che ho potuto sperimentare è che comunque ci troviamo di fronte ad una organizzazione amministrativa piuttosto articolata. E il tribunale è una struttura quindi complessa, e un tribunale come il tribunale di Udine, che è un tribunale che possiamo definire medio piccolo, un tribunale efficiente, un tribunale che ha dei tempi di gestione del processo molto, molto celeri, e si trova in condizioni in cui i processi penali sostanzialmente per un certo periodo sono rimasti quasi bloccati, anche di fronte alla richiesta organizzativa di poter trasferire parte del personale dal settore civile al settore penale, proprio per in qualche modo andare nella direzione di portare un'accelerazione a questa difficoltà, in realtà risultava impossibile. Quindi un'amministrazione, un apparato burocratico estremamente rigido. Oggi noi ci ritroviamo con una situazione in cui ci vengono notificati i decreti penali che sono stati firmati circa un anno e mezzo fa. Ci ritroviamo in una situazione in cui la MAP, che è sicuramente un istituto deflattivo a cui si accede sempre con maggior richiesta, ci pone delle condizioni per cui i programmi vengono elaborati con circa un anno e mezzo di ritardo rispetto al momento in cui vengono richiesti. Quindi sostanzialmente anche in condizioni in cui il cittadino si trova poi ad affrontare il procedimento, la pena alternativa, è una situazione di vita completamente diversa da quella in cui aveva fatto quel tipo di scelta. E allora l'input provocatorio da un certo punto di vista è che sicuramente abbiamo la necessità di andare verso una riforma organica, però poi in qualche modo ci scontriamo sempre con una struttura, con un apparato amministrativo che diventa un po' il corpo dell'input, e credo che questo un po' vanifichi, o spesso vanifichi, anche tutti gli sforzi che dell'ambito della telecomunicazione, poi quali sono in qualche modo l'impiego, proprio anche nello studiare quelle che sono le riforme. Il processo penale necessita pertanto di una modernizzazione. Io credo che questo sia un indirizzo verso il quale dobbiamo in qualche modo muoverci. Io vi ringrazio ancora e aspetto di ascoltare la vostra relazione. Grazie. Grazie. Lascio la parola al dottor Raffaele Conte, presidente della Camera Penale Friulana. Hai toccato un tema, l'ultimo, che francamente mi ha colpito, no? Perché quando a un certo punto, stufo del fatto che noi avvocato non potessimo entrare nel nostro tribunale, che è anche casa nostra, non è casa dei magistrati, è casa degli impiegati, ma è la casa della giustizia, scrissi un articolo per il Messaggero Veneto in cui dicevo: è ora di finirla, è ora di riaprire il tribunale, il Covid sta scemando, sono mesi che stiamo fuori da casa nostra, rientriamo. La risposta fu che mi scatenarono contro i sindacati, no? Perché mi ero permesso di dire che in quei mesi del Covid il tribunale non aveva fatto nulla, che era la sacrosanta verità, e mi dissero invece che c'era stata una grande abnegazione da parte degli impiegati, non si sa bene cosa, visto che non c'erano udienze, che nessuno poteva entrare, che nessuno poteva fare niente, e intervennero i sindacati. Questo per dire che effettivamente ogni ambiente è paese in Italia, tutto sommato. Ringrazio i colleghi della Camera Penale che rappresentano qua la stragrande maggioranza degli avvocati presenti, vi ringrazio e mi scuso se li ho un po' coartati a venire, ecco, ma ritengo che francamente eventi come questo, che speravo fossero ancora foriere di maggior novità, speravo che fossero venuti fuori decreti attuativi e purtroppo ancora non li abbiamo, e che mi dispiace, ma è sempre una cosa estremamente interessante parlare di quello che verrà. E parlando di quello che verrà, le parole che avete detto prima mi hanno fatto venire in mente un episodio che risale al congresso dell'Unione Camere Penale di Bologna, quando il presidente, allora presidente dell'UCP, Migliucci, intervistò l'allora ministro Orlando e gli disse che insomma la sua riforma non ci piaceva, poco. E la risposta di Orlando a me è rimasta sempre nelle orecchie, ecco, perché Orlando disse: e fa deve andare bene, perché se non ci siamo noi ci potrebbe essere solo ben di peggio.
E così è stato, poi l'abbiamo visto che tutto sommato Orlando fu un facile profeta, cominciò lui a dire il vero uccidendo la riforma dell'ordinamento penitenziario che era voluta da tutti, ma allora per motivazione di carattere meramente speculativo politico venne abbandonata per non perdere ulteriormente nelle elezioni, ma poi abbiamo visto che fra efficienza e garanzie si pretende di privilegiare l'efficienza a scapito delle garanzie. Questo, tutte le leggi che abbiamo avuto in questi periodi sono fatte in questo modo, è inutile che ce lo andiamo a nascondere. È inutile ce lo andiamo a nascondere, e mi sarebbe piaciuto, devo esservi sinceri, anche da parte nostra dell'avvocatura, una risposta molto più pregnante in relazione a quello che si sta verificando all'interno del sistema giustizia. Ecco. Una risposta molto più pregnante perché purtroppo tutte le riforme contengono, e io mi auguro che almeno quello che viene contenuto nella legge delega venga in gran parte attuato, ecco, perché contiene tanti elementi negativi, qualcosetta di positivo lo contiene indubbiamente, e forse proprio nell'osservatorio, nella commissione di cui faceva parte il professor Mane, cioè quella sulle sanzioni sostitutive, sulla giustizia riparativa, che è uno dei punti indubbiamente di maggior incidenza, di maggior novità rispetto a quello che era il precedente, ma io mi auguro che l'avvocatura faccia sentire la propria voce, che è stata abbastanza obliterata, ecco, in queste commissioni in cui avvocati se ne contano sulle dita di una mano, non si capisce perché siamo dei protagonisti della giustizia al pari dei magistrati, non si capisce perché invece nelle commissioni avvocati se ne vedano veramente pochi e in alcune proprio nessuno, poi fra parentesi. Ecco, questa è una cosa che continua, è un'onda che continua, è un'onda che esclude l'avvocatura dalle riforme della giustizia. Del resto, permettetevelo, è una cosa che mi ha ferito al cuore, devo essere sincero. Se in una regione come il Friuli Venezia Giulia, quando viene malmenato un collega, non riusciamo neanche a fare una giornata di astensione per far trapelare la nostra indignazione di fronte a un fatto così grave, così assurdo, poi fra parentesi, nella sua motivazione e nel suo svolgersi, ebbene è evidente che diventa un po' difficile che poi noi si riesca ad avere voce in capitolo quando si fanno delle riforme legislative. Cioè le cose sono azione e reazione. Se sei in grado di dare qualcosa, se sei in grado di dire, di affermarti, è un discorso. Se non lo sei in grado, anche di fronte a fatti così eclatanti, è evidente che la tua presenza verrà poi considerata come è stata considerata all'interno delle commissioni per la riforma Cartabia. Non faccio per dire niente, alla riforma dell'ordinamento giudiziario non c'era un avvocato, perché no, gli avvocati non devono mettere becco all'interno delle questioni che riguardano la magistratura, questo è un po' il sistema. Quindi io stiamo aspettando con trepidazione, perché non mi aspetto nulla di meglio, mi aspetto forse qualcosa di peggio rispetto a quello che già la tiepida riforma Cartabia ci ha dato, ecco. E per cui occasioni come questa sono importanti secondo me per parlarci, per capirci un pochettino su quello che sarà l'andamento futuro. Mi permetto, permettetemi, lo dico perché ho raccolto le firme sul banchetto, ricordo a tutti che il 12 giugno ci sono dei referendum che non saranno strepitosi, per l'amor di Dio. Per carità, però possono dare un segnale, però ognuno di noi può fare qualcosa in merito, ognuno di noi può far sì che le persone che conosce vadano a votare per dare un segnale, che altrimenti il segnale sarebbe negativo, sarebbe molto negativo, perché non arrivare al quorum nel referendum significherebbe avere come risultato che in fondo, tutto sommato, quello che andremo a raccogliere sarà ancora meno successivamente. Per cui permettetemi questa perorazione nei confronti di colleghi che penso peraltro siano già preparati a questo, ecco, a me non me lo auguro. Ecco, quindi non voglio rubare ulteriormente tempo e ringrazio il professor Spanger, il professor Mane e tutti i professori della sezione penale dell'Università di Udine per questo convegno
ne avremo altri quando ci saranno i decreti delegati, lì magari ci sbizzarriremo un po' meno, ecco, rispetto a quello che potremmo fare oggi, speriamo magari di no. E grazie a tutti e complimenti anche per questa organizzazione. Ci troviamo ancora una volta a parlare di una riforma del sistema penale nel suo complesso, e questo non dovrebbe stupire nessuno, perché da un certo punto di vista la storia del diritto penale è la storia delle sue riforme. C'è sempre un senso di insoddisfazione per come sono configurati i reati delle pene, per come si svolge il processo, per tutta la tematica delle pene, del trattamento penitenziario. Ci sono però dei dati nuovi rispetto al passato. Il primo l'avete già sentito enunciare, è l'Europa a chiederci di intervenire in questo momento su questi temi. Più precisamente si è subordinato l'erogazione di fondi, che saranno molti fondi, al fatto che i tempi del processo penale siano accorciati di almeno il 25% e quelli del processo civile addirittura del 40%. Ecco, da europeista abbastanza convinto, ma da europenalista scettico, io già mi chiedo cosa importa all'Unione Europea quanto dura un processo penale sul nostro territorio. Cioè, non mi sembra un fatto che scoraggia gli investimenti o che altera la concorrenza, che lede un interesse dell'Unione Europea in quanto tale. Diverso è il discorso con riferimento alla giustizia civile, ma con riferimento alla giustizia penale, secondo me, avrebbero potuto chiederci una legge anticorruzione, ma proprio insistere sul fatto che si tagli la durata del processo penale è qualcosa che mi lascia stupito. Secondo elemento peculiare, attenzione, perché questa riforma non è isolata, si inserisce in uno sforzo che vedremo che esiti a fare, ma poderoso. La riforma Cartabia è anche la riforma della giustizia civile. Riforma Cartabia e anche la riforma dell'ordinamento giudiziario, contro la quale i magistrati il 16 maggio hanno tentato di fare uno sciopero che, come sapete, ha registrato percentuali di adesione molto basse, molto scarse. E allora abbiamo questo filo conduttore. Poi, come ricordava la nostra direttrice del dipartimento, c'è anche il problema dell'ufficio del processo. Cerchiamo di perseguire l'efficienza della macchina nel suo complesso intervenendo su tutti questi profili. Ora, se il buongiorno si vede dal mattino, non c'è da stare molto tranquilli, perché l'ufficio del processo, per il momento, insomma, a essere generosi si può dire che ha una riuscita a macchia di leopardo, ma in certi contesti territoriali, quelli in cui io ho potuto mettere il naso, appunto, grazie a questo progetto che è stato finanziato, la situazione è abbastanza ridicola. Il Tribunale di Pordenone, ad esempio, ha elaborato un progetto per l'ufficio del processo con 25 funzionari, ne sono arrivati 5, e di questi 5 già 2 se ne andranno via. Ora capite quale raccolta di buone prassi, quale modernizzazione può accadere, se queste sono le premesse. Insomma, un divario notevolissimo tra l'euforia del progetto e la depressione del contatto con la realtà. 5 persone andranno a sostituire i cancellieri per non pagare gli straordinari cancellieri. È finito l'uso che viene fatto dei funzionari addetti all'ufficio del processo. Comunque abbiamo questo sforzo molto consistente che il ministro cerca di porre in essere. La premessa che spesso il ministro ricorda pubblicamente è quella che il mantenimento dello status quo non è un'opzione sul tavolo. Non va bene la situazione tale quale la registriamo ogni giorno. Ora, a me sembra che questa considerazione del ministro, lo dico con tutto il dovuto rispetto, necessiti di essere puntualizzata. Perché se il ministro ci sta semplicemente dicendo che la casa della giustizia brucia, probabilmente non abbiamo bisogno che sia lei a dirci, insomma, lo sapevamo anche prima. Se invece l'idea del ministro è quella che le riforme proposte sono il toccasana, sono quello che è necessario per migliorare l'efficienza del sistema
senza sacrificare le garanzie, allora mi sembra che sia molto più difficile convenire sulla premessa alla quale il ministro dovrebbe richiamare l'attenzione di tutti. Perché il punto è questo, e in parte mi ha fatto piacere sentire quello che ci diceva il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La funzione prima del ministro dovrebbe essere quella di mettere la macchina in condizioni di funzionare, ma con un costo sul piano normativo pari a zero, senza modificare nulla. Cioè il vero problema, la vera causa per cui il sistema è inefficiente è soprattutto un problema di risorse, risorse materiali, banalità, insomma, fotocopiatrici, scanner per digitalizzare tutto, a volte anche la benzina nei mezzi della polizia giudiziaria. Non un problema di norme che determinano un'irragionevole lunghezza dei procedimenti penali. Questo è il mio primo motivo di perplessità nei confronti di tutta questa manovra. Si cerca, ma vedremo qual è l'opinione del professor Spangher su questi punti, si cerca di aggredire il problema laddove è più semplice risolverlo, ma aprendo dei vuoti di tutela. Facciamo un esempio proprio banale, ma mi sembra abbastanza significativo. Si è visto durante la pandemia che, tutto sommato, la classe forense non si è lamentata del fatto che sia necessario prenotare l'udienza in Cassazione, cioè dire voglio proprio discutere, altrimenti l'udienza pubblica degrada a una sorta di camera di consiglio, e si vuole rendere strutturale questo meccanismo. Cioè, d'ora in poi, a prescindere dalla pandemia, se l'avvocato non chiede di essere ascoltato, non c'è udienza pubblica in Cassazione. A me questo sembra, non so sul piano pratico, ma sul piano simbolico, un passo molto grave. Vuol dire non credere a quel minimo di contraddittorio che ci sforziamo di portare anche in sedi in cui si discute di profili molto limitati. Insomma, da un certo punto di vista non vorrei che dopo essere stati confinati a causa del Covid arrivassimo a essere confiniti proprio, finiti che non ci sia più nulla da discutere, e perché la produttività, il fatto che a un certo flusso di fascicoli in entrata ne corrisponda un altro flusso in uscita in poco tempo, sia la sola cifra dell'amministrare giustizia. Secondo motivo di perplessità, poi taccio perché non siete venuti qui per sentire me, a me non piace neanche questa idea che invece permea di nuovo tutta la manovra, per cui rientra nell'ambito del penalmente rilevante un po' tutto quello che si vuole, una sorta di pantopia penale. Ogni luogo può essere fonte di responsabilità penale, però tu, imputato, non preoccupartene, perché ci saranno mille vie d'uscita. Ecco, io inizierò a invecchiare, ma sono ancora legato invece all'idea per cui il diritto penale dovrebbe essere, non dico minimo, ma fortemente ridotto. E quando si celebra un processo c'è una certa solennità, si ci mette il tempo che è necessario per celebrare quel processo, tutto il resto non chiamiamolo penale. Poi se bisogna applicare quelle garanzie che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo esige, dicendo altrimenti fate una truffa delle etichette, va bene, possiamo discutere. Ma non iniziare a ragionare come dicendo sì, è un reato, ma tanto potreste tenere l'archiviazione condizionata o meritata. Istituto che è sparito, ma insomma sono stati fatti dei passi anche in questa direzione. E si può attivare un percorso di giustizia riparativa, ci sono fattispecie estintive, ci sono molte possibilità premiali a seconda di come tu ti comporti. Ecco, mi sembra che questa sia una strada che insomma, porta a un mutamento notevolissimo del volto della giustizia penale, e che è un mutamento che quantomeno non è stato sufficientemente discusso, non è stato sufficientemente preparato. A me personalmente non piace, capisco che a altri possa piacere,
escluderei che il dibattito pubblico su questi temi sia stato di qualità sufficiente. E del resto però tenete conto anche che della stessa riforma del sistema penale non se ne è parlato. A me ha stupito il fatto che i magistrati si siano subito attivati su certe norme che toccano il loro status, ma in generale sulla visione della macchina penale non hanno avuto nulla da ridire, e quindi così come non hanno nulla da ridire sul referendum, perché lì la mossa furbesca è quella di non parlarne assolutamente affinché il quorum non venga raggiunto. Ecco, allora manca questo momento di discussione pubblica. Da questo punto di vista ringrazio non solo i relatori ma anche voi, perché specie in un momento in cui la figura del professore universitario insomma sta toccando i livelli più bassi della sua storia, riuscire a radunare tante persone così in una sala a corsi finiti insomma è un segnale piuttosto incoraggiante dal nostro punto di vista. E quindi direi che facciamo bene qua, almeno noi, a parlarne nei limiti della nostra possibilità, a formarci un'opinione più informata, e come avete visto le due relazioni, sia pur adottando un particolare angolo visuale, coprono larga parte dei temi oggetto della riforma, e su questo per il momento non dico niente e lascio la parola al professor Spanghi, che come tutti sappiamo è emerito di procedura penale all'Università di Roma La Sapienza, insomma, ex membro del CSM, insomma, ha molte altre cariche ricoperte nella sua vita, è un nostro amico, è venuto più volte qua, abita a Udine per chi non lo sapesse, e quindi insomma, siamo molto contenti di averlo ancora una volta a questo tratto. Fa piacere sempre parlare di giustizia penale. Io non ho mai rifiutato un invito in qualsiasi posto mi abbiano invitato, perché è una cosa che sento, penso che sia anche un mio dovere in qualche modo trasferire quello che posso, quello che sono in grado di dire a chi mi ascolta. E devo dire che però il tema della giustizia, cominciamo quasi come ha iniziato Vittorio, io non ho avuto ciò degli appunti, parlerò abbastanza liberamente come del resto parli tu. Dice, non sono venuto qui, mi ricordo, mi pare che hai detto a Trieste, a fare l'elogio della riforma, giusto? Citando Marquez. Io non sono venuto qui a parlare neanche in termini negativi della riforma, ma non perché io abbia un convincimento positivo della riforma, perché non serve. Cioè non è che dobbiamo iscriverci al partito dei sostenitori e non sostenitori, dobbiamo come studiosi analizzare quello che è, e poi naturalmente ognuno di noi trarrà le sue conclusioni, perché attenzione, non esiste niente di più politico, in senso alto e anche in senso non alto a volte, della giustizia penale. Andrea citava il fatto delle continue riforme. Vedete, finché il sistema chiaramente autoritario del 30 ha tenuto, non ci sono state riforme fino all'avvento della Costituzione del 55, la prima riforma del processo penale del 55, perché è entrata in vigore la Corte Costituzionale. L'unica riforma che fu fatta fu nel 44, fu modificata l'archiviazione con un decreto molto tendenziale. E dopo invece in continuazione, per due ragioni. Primo, perché la politica voleva modificare le norme processuali penali, e secondo perché purtroppo la processo penale e la giustizia penale non possono non tener conto della cultura, della storia, delle tradizioni di un paese, la nostra cultura giuridica. Per cui io, quando sento parlare di accusatorio e guardando Netflix, vedo i processi americani, dico, ma questi di che cosa stanno parlando? Quella è una cosa, noi ne abbiamo oggettivamente un'altra, e non riusciremo a trasferire quei meccanismi processuali anglosassoni all'interno del nostro sistema, perché non è in grado di reggerli, perché è una struttura completamente diversa. Il secondo elemento è quello che l'altro giorno a Padova, e lo condivido, a cui ha fatto riferimento Mazza.
Purtroppo noi abbiamo un contesto di criminalità dal 70 in poi, che è una specie di virus, perché dal 70 abbiamo cambiato le norme del codice di procedura penale. L'abbiamo inasprito il processo, perché dovevamo sconfiggere, virgolette, lottare, sconfiggere il terrorismo di quegli anni 70. E poi dal 92 in poi abbiamo dovuto sconfiggere la criminalità organizzata, e poi. Perché purtroppo noi abbiamo, è un bene e un male, ha avuto ricadute negative, abbiamo pensato di sconfiggere il terrorismo, criminalità, con lo strumento del processo. Abbiamo impiegato gli istituti processuali a una finalità. E questo è stato un elemento che ci portiamo dietro ancora. Cioè, il doppio binario noi ce l'abbiamo dentro e ce l'abbiamo come cultura. Anche nelle fattispecie che non lo sono, i giudici e i ministeri sono portati a, come dire, scollinare attraverso la qualificazione giuridica del fatto il problema delle norme applicabili. E questo è. Quindi politica che riguarda voi, riguarda me, riguarda voi, perché il processo è nostro. Dobbiamo decidere noi che tipo di processo vogliamo, ma non faccio la polemica del referendum, non mi interessa, non è questo, cioè andrò anch'io a votare perché ho firmato, se lo ricorderai, qui a Udine, i quesiti, ma non è questo. Appartiene a noi, perché siamo noi poi che dobbiamo decidere con il nostro voto a chi, a quale impostazione ideologica, culturale, contingente dare l'approccio, poi ognuno faccia le sue scelte. Ma questo sfondo, l'ha già detto Andrea, perché questo è il punto, a questo sfondo che abbiamo sempre avuto, culturale, di criminalità, di tutto quello che volete voi, la domanda mi è stata fatta in un corso di polizia internazionale, ma come mai l'Europa ci condanna sempre per le mancanze di garanzie? Perché noi utilizziamo le norme in funzione di lotta e di contrasto, questo è il punto. Noi utilizziamo gli strumenti del ergastolo ostativo, ma non è solo l'ergastolo ostativo, il procedimento di prevenzione, tutto sulla base di quel, lui la chiama metastasi, io la chiamo virus, che è il meccanismo del processo del doppio binario, le qualificazioni giuridiche e così via, le misure proprie, tutto così. Dicevo, noi oggi come oggi abbiamo un altro problema, e l'ha già detto Andrea. E se si ascoltano attentamente le interviste di Gatta, se si ascoltano attentamente i discorsi della Cartabia, se si ascoltano, poi ha convinto anche l'Unione Camera Penale, che abbiamo da rispettare un 25%. Dobbiamo rispettarlo. Al Ministero sono dentro il Ministero, la Ministra per questa finalità ha insediato la Commissione sui dati, ho sentito l'altro giorno anche Nardo, avere i dati, perché abbiamo questo problema e la giustizia penale se non porta a casa quello che l'Europa ci chiede, abbiamo accettato, in cambio di soldi, perché questa è la realtà, di modificare le norme del nostro processo penale. Attenzione, potevamo fare un'altra scelta, ma non l'abbiamo fatta e non potevamo farla, perché per ridurre i tempi per un verso e per smaltire l'arretrato che abbiamo, avremmo potuto scegliere la strada della depenalizzazione, cioè dell'eliminazione di tutto quel panpenalismo di cui siamo sostanzialmente sommersi, vero? Ma che non è possibile realizzare, e non sarebbe neanche possibile realizzare per l'Europa, perché trasformare alcune fattispecie in depenalizzazione, come dice giustamente Francesco Palazzo, ci metterebbe dentro i criteri di Engel, quindi cadremo nuovamente nel sistema delle garanzie poste a livello europeo, fra cui la durata ragionevole e quant'altro, eccetera, il principio di retroattività. E allora che cosa è successo? Succede che la politica, un governo di larga convergenza, nella quale bisogna trovare i punti di mediazione, perché questa è la realtà, ha dovuto misurarsi con questa grande norma. Dobbiamo deflazionare, dobbiamo ridurre e dobbiamo farlo, attenzione, con il processo. E non ci sono tante vie di fuga. Non c'è più l'amnistia e non c'è la depenalizzazione, non c'è. E quindi bisogna farlo con gli strumenti che abbiamo, farvi necessità che tu piaccia o non piaccia. Vedete, il processo è tutto regolato dal tempo, tutto il tempo nel processo, tutto. Articolo 13 della Costituzione, durata ragionevole della custodia cautelare, articolo 111, durata ragionevole, articolo 24, avere il tempo di facilitazione per farmi risultare la difesa. Il tempo è diventato addirittura uno strumento valutato astrattamente in termini di economia processuale da diritto a uno sconto di pena.
Cioè, se faccio il patteggiamento di avrei i tempi, noi l'abbiamo già introdotto questo concetto del tempo, dell'economia, che va a scapito di determinate esigenze che erano proprio del processo penale. Tempestività nell'iscrizione, immediatamente iscritto, tempo ragionevole, restituzione in termini, pensate. E tutto del tempo per depositare la motivazione, tempi. Questi sono tempi tutti, adesso potrei farvi un elenco di tempi che non finisce più, cioè di norme che riguardano il tempo, l'immediato, 30, 90 giorni, direttissimo con la confessione, 30, scusate, l'immediato 90, e cioè potrei fare tutto dentro il processo, ma questi sono tempi, e alcuni di questi tempi la riforma cerca di accorciarli, soprattutto garantendo una tempestività di iscrizione, poi vedremo come sarà declinata, riducendo i tempi delle proroghe, eliminando i tempi morti. Ma c'è qualcosa d'altro, perché ripeto, rispetto ai tempi, che sono tempi dentro il processo, ne trovate 100.000 di tempi, tantissimi tempi, tutto tempo, con conseguenze anche diversificate, inutilizzabilità, perdita di efficacia, decadenza, cioè inammissibilità, sono anche tutte conseguenze rispetto ai tempi. Ma ci sono altri quattro tempi. In realtà noi ne conosciamo, ne vediamo solo due, ci sarebbero quattro tempi. Uno è il tempo che noi non abbiamo, entro il quale va esercitata l'azione penale. Intendo dire proprio il discorso di pulita no. Cioè, io ho commesso il reato oggi, entro quando devo iniziare l'iscrizione? Ho letto giorni fa che una ragazza italiana uccisa in Spagna non si può fare il processo, perché in Spagna dopo 32 anni non si può iniziare il processo per omicidio. Noi non abbiamo questo tempo dell'inizio dell'azione. Esiste poi un tempo che io ritengo dell'oblio, che attenzione, non è il tempo dell'oblio della dentificazione, è il tempo proprio della dimenticanza assoluta del fatto, che potrebbe essere collegata al tempo della prescrizione realizzata, dichiarata o non dichiarata, non ha importanza, soprattutto quella non dichiarata, un tempo proprio nel quale poi l'episodio, non l'episodio dei tempi di processo, ma proprio l'episodio chiave soggettiva viene dimenticato, cancellato, annullato. Noi oggi abbiamo introdotto soltanto la dentificazione. Noi cosa abbiamo fatto invece? Abbiamo salvato due tempi, il tempo della prescrizione con la riforma 161 bis CP, cioè la prescrizione si applica fino alla sentenza di primo grado, e poi abbiamo introdotto questo nuovo istituto della, chiamiamola, che è improcedibilità, non è una prescrizione, per la durata irragionevole della fase dell'impugnazione. Abbiamo salvato soltanto questi due. Dentro questo arco temporale, prescrizione da un lato, improcedibilità da 144 bis dall'altro, abbiamo cercato di modificare, per rispettare gli ordini europei, alcune norme processuali e alcune norme di diritto penale sostanziale. Bisogna che capiamo quello che abbiamo fatto. Poi, una volta che abbiamo capito quello che faremo, cercheremo di capire quali sono le conseguenze delle scelte che abbiamo fatto. La modifica del sistema sanzionatorio, ho sentito i penalisti si domandano se questa riforma del sistema sanzionatorio configura o meno, garantisca o meno la funzione speciale preventiva. Cioè che noi abbiamo abbassato le sanzioni, ma che tipo di sanzioni abbiamo fatto? Che funzione hanno queste sanzioni? Come vengono applicate? Questo è un problema dei penalisti. Noi ne abbiamo un altro. Abbiamo la funzione cognitiva del processo. Cioè la domanda che ci facciamo, questi strumenti che adesso vi dirò e che servono a realizzare in tempi, diciamo, ragionevoli il processo penale e a decongestionarne l'ingombro, perché il discorso è questo. Noi avremo comunque 2,5 milioni di notizie di dimensione ogni anno che entrano dentro il circuito processuale. Ogni anno l'avremo. Non cambia. Perché se tu non le penalizzi, se tu non elimini, ti entrano sempre lo stesso numero di notizie. Quindi devi trovare, se vuoi avere un processo di durata ragionevole, se vuoi avere tempi sufficienti, cioè che il meccanismo funzioni, sia un reato e quindi smaltisca già dal suo interno qualcosa, qualcosa che era lungo in ogni caso, devi trovare degli strumenti endoprocessuali con il quale decongestionare il carico giudiziario. E quali sono? L'altro giorno ho sentito il sottosegretario Sisto, quando ho concluso Padova, ha usato una parola, l'ha usata più volte, conveniente. Cioè le offerte processuali devono essere convenienti. Bravo.
Assolutamente. Conveniente, cioè voglio dire, è un speciale. Ma non è solo riti speciali del patteggiamento, è in generale, cioè i percorsi, la lesione che l'imputato fa col suo consenso, perché c'è sempre necessario il consenso, allo sviluppo del processo è data dalla convenienza, cioè che cosa mi conviene fare. E allora cerchiamo di capire qual è la filosofia del processo penale che si aspetta per gli avvocati, ma per i cittadini. Il blocco della prescrizione con la sentenza del primo grado vuol dire non aspettate di tirare avanti il processo per ottenere la prescrizione, non ce l'avrai più, o ce l'hai prima o non ce l'hai più. E dopo un tempo ragionevole, congruo, non congruo, lungo, non lungo, a seconda delle proroghe, a regime, non a regime, della fase dell'indagine. Quindi attento, non è niente prima, le carte sul tavolo sono cambiate. Però è chiaro che io per fare questo discorso di convenienza devo fare delle offerte, devo proporre delle soluzioni di convenienza. E sono varie le offerte di convenienza. Beh, innanzitutto le offerte di convenienza cominciano a snocciolarle, poi magari Vittorio potrà scendere, potremo scendere nel dettaglio della convenienza. Convenienza valutata in chiave soggettiva, che l'avvocato dovrà valutare per suggerire al cliente fermo e stanco che non potrà più suggerire l'ipotesi di arrivare a una prescrizione. La prescrizione è morta con la sentenza di primo grado. Parlo per i reati commessi dopo il 2020. Tanto è vero che va eliminata tutta la giurisprudenza sulla prescrizione in fase di impugnazione. Tutta. Non esiste più. Quel discorso in Cassazione si dichiara inammissibile, non esiste più. O la dichiari prima o non la dichiari più. Poi puoi arrivare sull'altro fronte, sull'improcedibilità. Giocarti la carta dell'improcedibilità. Che però a tempi non a regime brevi, ma a tempi lunghi, con le prove d'ufficio e con le fattispecie di reato qualificato. Si gioca sempre sulla qualificazione. Il vero problema nostro del problema nazionale è la qualificazione, per la misura cautelare, per l'intercettazione telefonica, per la proroga delle indagini, cioè per tutto è la qualificazione del pubblico ministero che sostanzialmente condiziona lo sviluppo processuale, anche l'esercizio dell'azione penale. Non voglio intervenire sul fatto della battistella, della correzione da parte del giudice, che lo trova abnorme. Il giudice che vede un'imputazione fatta male deve chiudere il procedimento perché il suo potere di decidere, non di correggere il compito del pubblico ministero. Ma anzi alla sua idea della efficienza del processo, poi vedremo questa storia dell'efficienza del processo. E allora, torno al punto, che cosa si sceglie? Si sceglie una serie di soluzioni, cioè tu risolvi la situazione dell'inquinamento, paghi i tributi, hai uno sconto, una pena e definisci il procedimento. Contravenzioni definite con comportamenti, con condotte riparatorie, risarcitorie, eliminazione e con pagamento di pene pecuniarie, eccetera, eccetera. Uno, aumenti l'ipotesi di. Li passo di rassegna, li passo solo in rassegna. Aumenti l'ipotesi di perseguibilità querela, cioè è chiaro, invece di, perché essendo il principio di obbligatorietà fermo, tu hai bisogno di un elemento che depotenzi l'obbligatorietà dell'azione penale, e lo fai attraverso una condizione di procedibilità. Non ti interessa a te, ti interessa l'hai fatta o non l'hai fatta, poi ti metti d'accordo anche lì, metti d'accordo con la vittima e così via. Aumenti l'ipotesi della tenuità del fatto. Qui si può discutere se è un problema di procedibilità, un problema di non punibilità, se bisogna arrivare veramente fino in Cassazione per avere questo, se i giudici possono avere più poteri, cioè no, se si può mettere d'accordo prima per definire la tenuità del fatto, però è chiaro che con l'abbassamento delle pene la possibilità di accedere alla tenuità del fatto è più ampia. Poi non solo, sospensione del processo e messa alla prova, anche quello. Aumentata la possibilità. Tu chiedi di anticipare la tua pena, cioè invece di aspettare, giustamente, ma è anche un fatto legittimo questo, piuttosto che aspettare l'esecuzione della pena a distanza di tempo, tu chiedi di anticipare, lo chiedi tu. Ti presenti il programma, c'è il programma, fai 8 ore, fai questo, fai quell'altro, che pare, ti concordi con la vittima e definisci il procedimento. Ampli l'ipotesi del patteggiamento, pare moltissimo a sentire Canzi. Dice che veramente l'apertura del patteggiamento sarà molto larga, verranno eliminate tutte le ipotesi negative delle ricadute contabili, non contabili, disciplinari, eccetera, eccetera.
non sarà più necessario restituire, non restituire si vedrà, si possono applicare sulle pene accessorie. Si discute ancora perché non hanno messo la sospensione, ha messo la flora per le ipotesi per le quali potrebbe essere finito il patteggiamento, giusto? E non ce l'hanno messa. L'abbreviato anche questo, con l'abbreviato con una sola caratteristica che potrebbe configurare veramente il procedimento che supera un po' il doppio binario, che tende a ridurre il doppio binario. Reati puniti con l'ergastolo non si fa l'abbreviato, reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili, improcedibili, sarebbe veramente la soglia massima del processo. Noi potremmo avere un processo tarato su quattro linee: reati puniti con l'ergastolo, niente abbreviato, niente patteggiamento, niente, niente imprecedibilità, niente imprescrittibilità. E poi sotto però una fascia medio-alta, una fascia media, con possibilità di applicazione dei riti premiali, delle vie di uscita, delle strategie di uscita dal processo, e poi una fascia bagatellare, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è lo strumento, ma per facilitare questo strumento ci sono stati messi in campo vari meccanismi. Uno di questi meccanismi addirittura, per consentire di aderire a questi riti, parlo del procedimento per decreto che non ho citato, parlo del rito abbreviato, se non ti opponi, cioè se non chiedi il processo, rispetto all'abbreviato, se non chiedi l'appello, ti do un ulteriore sconto di pena. Io veramente vorrei. Io ricordo la polemica di Marinucci, penalista, nei confronti dei processualisti quando c'era il patteggiamento. Ma dove l'ha tirata fuori questa circostanza, che non è una circostanza del terzo? Pensa che chi ha studiato come Dolcini il 133 in tutte le sue isometrie si vede improvvisamente che se non fai opposizione un sesto in meno. È il tempo dell'economia, no? Non in tasi di impugnazione. Questo è così. Quello dell'abbreviato gli hanno dato un salvagente, è stato conservato sostanzialmente il concordato in appello, chiamiamolo concordato in appello, senza più quei limiti attuali del 51, eccetera, eccetera. Quello è l'unico che può, se naturalmente vuole, fare questo. Allora io credo che noi avremo, se lo vediamo così, un processo per chi vuole farselo, per chi potrà farlo, per chi vorrà farlo. Anche lui però con attenzione non potrà lucrare sulla prescrizione e non potrà necessariamente lucrare sulle procedure. Cosa si fa? Si prendono i buoi e li si cerca di portare dentro il recinto della definizione anticipata del processo. Questa è la filosofia legata al fatto che dobbiamo ridurre i tempi, perché comunque se anticipo l'esito del processo con le archiviazioni sulle contravvenzioni, sulla sospensione messa alla prova, sul patteggiamento, sull'abbreviato, è chiaro che accorcio i tempi del processo, la definizione del processo. Tutto questo viene anche accompagnato da una significativa riforma, forse l'aspetto più importante, però voglio dire, bisognerà vedere come sarà costruito, delle riforme del sistema sanzionatorio, meno carcere e più misure alternative, pene principali, chiamatele come volete, questo è un problema più o meno vostro, di cui bisognerà capire la natura. Cioè questa sentenza così, del patteggiamento così, o la sentenza messa alla prova, o la sentenza, che natura ha, una funzione, è semplicemente un gioco, una natura, il discorso che ti facevo prima, che ho sentito fare. C'è la funzione della pena, è una funzione rieducativa, è solo un fatto di deflazione processuale. Per noi processualisti è solo un fatto di deflazione processuale, cioè conviene definire il processo. E questo mi lascia un po' perplesso. Mi lascia perplesso perché bisognerebbe chiedersi se la funzione del processo è proprio questa, se il processo ha o non ha una funzione di accertamento, in che limiti c'è un accertamento in questi meccanismi definitori. O semplicemente non è un'adesione, cioè se basta il consenso per definire in questo modo il processo. L'istituto, non so se sono stato chiaro fino a ora, questo è lo schema nel quale la riforma ci vuole. Perché io non faccio niente? Ci chiede di decongestionare, cioè come dire far uscire più rapidamente le vicende processuali e di ridurre i tempi, questo è. È come una norma sovraordinata rispetto a tutte le norme, capite? È come una norma supercostituzionale, è una norma supercostituzionale che ci impone un obbligo di questo genere e dobbiamo farlo, ci viene detto,
perché se non lo facciamo non prendiamo neanche gli altri, dobbiamo fare questi per prendere tutto, cioè il jackpot è questo, cioè dobbiamo, è la giustizia penale che deve pagare il tributo perché l'Italia ha delle risorse per tutto quanto il resto. Questo è stato fatto, ripeto, con due strumenti: uno il blocco della prescrizione e l'altro l'improcedibilità. Ecco, io chiudendo, affrontando questa parte, vorrei parlare della improcedibilità. E ne vorrei parlare soprattutto perché nella giornata stamattina, devo dire stamattina, mi è sembrato di trovare, lo dicevo prima Vittorio, un altro elemento di incostituzionalità di questo 344, molto più importante rispetto a tutto quanto il resto che sia stato detto. Voi sapete che cos'è l'improcedibilità? È una formula nuova, inedita? No, esiste, ma anche l'improcedibilità del 344 bis, è tutta un'altra partita, l'improcedibilità del 344 bis, che già ha avuto una serie di questioni interpretative e applicative. Cioè la durata irragionevole, non congrua delle impugnazioni dà luogo alla improcedibilità, cioè sostanzialmente alla impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito. Questo è l'improcedibilità, 344 bis. I problemi che questa norma prospetta sono numerosi. Il primo, non vado a flash perché queste cose vengono già dette e le do per scontato. Questa norma non ha applicazione retroattiva, non ha applicazione retroattiva proprio perché, cerchiamo di capirsi, al di là delle opinioni che posso avere miei colleghi, non è un problema di prescrizione, anzi una cosa che mi dà molto fastidio, ma sarà di chiaro, è cambiare le etichette alle parole, cioè cambiare il nome. Questa è improcedibilità, non è una prescrizione processuale, non è prescrizione, è improcedibilità. Prescrizione è quella del 161 bis, questa è improcedibilità, con effetti infatti diversi. Se non fosse così, attenzione, questo lo dico magari agli studenti, se non fosse così, non si capisce perché abbiamo cambiato il 578 mettendo un comma 1 bis, bastava il primo comma, che parlava della prescrizione, non si capisce perché abbiamo detto che c'è il reato improcedibile per, nel caso dell'ergastolo, essendoci già la prescrizione, la non applicabilità della prescrizione. Cioè abbiamo due situazioni, quelli con l'ergastolo sono sia improcedibili, non procedibili, sia inestinguibili, quindi a questo punto passava uno, no? Ne vogliono due, il che vuol dire che danno sensazione di cose diverse. Ma soprattutto perché il meccanismo è un meccanismo integrato. Cioè la prescrizione, l'improcedibilità è il meccanismo compensativo del fatto che la estinzione per prescrizione non si è manifestata. Se si manifesta la prescrizione, il processo è finito. Siccome la prescrizione non si è manifestata, si continua. E per quanto tempo si continua? E la richiesta dell'avvocatura, processo senza fine, e sono stati fissati dei termini entro i quali i giudizi di impugnazione devono trovare in qualche modo la loro definizione. Se non si manifesta la definizione nei termini indicati dall'articolo 344 di CPP, il processo diventa improcedibile. E quindi segui due meccanismi integrati, uno tiene l'altro, non è possibile applicarlo retroattivamente quando operava l'Orlando. Su questo Conte credo che sia difficilmente confutabile. Che non vuol dire che non ci siano profili di legittimità nella situazione. C'è un regime transitorio, non voglio adesso tediarvi con il regime transitorio che è molto preciso, le impugnazioni, queste deve essere avvocate, le impugnazioni che sono già arrivate in Cassazione entro il 18 ottobre dell'anno scorso hanno un termine molto più breve rispetto agli altri, cioè qui la Corte faccio un flash, io non ho la in Cassazione non ci sarà un'improcedibilità. La Cassazione riuscirà a trovare con i sistemi organizzativi il modo per non applicare l'improcedibilità, nel senso, no, io è una previsione, posso sbagliarmi, non ci saranno declaratori, non si possono permettere che gli si estingua il processo in Cassazione, ma non necessariamente perché potranno utilizzare lo strumento della inammissibilità, non è questo il punto, ma semplicemente perché attraverso i modelli organizzativi, sistemando, calcolando bene i tempi della possibilità che il processo
si estingua in Cassazione, riusciranno col modello organizzativo, con comportamenti organizzativi del tipo, invece di passare per la settima che è lunga, riusciranno, come dire, a darlo alle sezioni che hanno tempi di smaltimento più brevi, cioè con strumenti di natura, mettendosi in contatto con le corti d'appello perché gli arrivi le carte, cioè quando ci sono strumenti di organizzazione che renderanno, sterilizzeranno l'improcedibilità in Cassazione. Il discorso potrebbe manifestarsi nel giudizio d'appello e questo diventa abbastanza importante. Dicevo, la prima cosa quindi c'è un regime transitorio, ma adesso a chi interessa, sì, è un regime transitorio che scade per le impugnazioni già presenti in Cassazione, per i reati già arrivati in Cassazione il 19 ottobre di quest'anno, 22, questi scadono già, se non si dichiara, ma ripeto, secondo me per gli altri addirittura i tempi sono molto più lunghi, si tratta di impugnazioni fatte entro il 24, entro il 2024, e questo è uno. Le conseguenze dell'improcedibilità sono varie e la prima è che non si può decidere nulla. L'improcedibilità annichilirebbe il potere del giudice di pronunciarsi. Si afferma, sbagliando, e questo dimostra anche il senso politico della riforma, che questa norma sarebbe estrinsecazione della cosiddetta durata ragionevole del processo. Balle, senza offesa. Perché se fosse espressione della durata ragionevole e ragionevole del processo, dovrebbe applicarsi anche alle sentenze di non luogo istruttorie, le quali invece non hanno limiti di tempo. Invece no, è proprio questo. Questa norma è collegata alla sospensione della prescrizione, al blocco della prescrizione. Non è un problema di durata ragionevole e irragionevole, perché altrimenti non si capisce perché l'appello di una sentenza di non luogo possa durare 3, 4, 5 anni in Cassazione senza che venga dichiarata l'improcedibilità. Non si applica il 344. Il 344 si applica al dibattimento, non si applica all'impugnazione straordinaria, insomma, ma non solo. È un meccanismo, e qui cominciamo a vedere i profili di razionalità irragionevole. Perché io posso avere un procedimento che dura 8 anni senza arrivare alla prescrizione, che poi dura 2 anni nel giudizio d'appello senza arrivare alla procedibilità, 1 anno in Cassazione sono la bellezza di 11 anni e naturalmente non succede nulla, è un processo lungo. Mentre dall'altro lato potrei avere un processo brevissimo, direttissimo, immediato, in primo grado e non chiudere un giudizio nel giro di 2 anni in appello e sarebbe improcedibile, senza che il reato sia stato prescritto. Quindi voglio dire, la norma è sicuramente costruita in modo irrazionale, ma questo denota che fu una scelta politica fatta a Palazzo Chigi all'ultimo momento per, come dire, tenere in piedi la maggioranza che governava il paese in quel momento e che forse non la governa più, come qualcuno ha detto, se il clima sta cambiando o non sta cambiando, non lo so. Non si possono dichiarare, se vengono annichilite, le misure cautelari. Non si applica la procedura di impugnazione delle cautele, è così, cioè non c'entra niente con la durata ragionevole, è una scelta politica che ha abbinato la sospensione della prescrizione col tempo di durata della fase successiva, niente più niente meno, quindi niente retroattività. Altra cosa, questa sentenza quindi che non permette al giudice di decidere, ma non permette al giudice di prolungare il termine, quindi da un lato c'è sicuramente l'irragionevolezza del meccanismo, breve, lungo, con la durata ragionevole o non ragionevole, no? Processo lungo che non si sospende, processo breve che si può bloccare, e questa non è una scelta. La domanda è su che cosa interviene questa improcedibilità. Interviene sostanzialmente sui poteri decisori del giudice. Io non sono d'accordo con Ferrua, non incide sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, incide sul 101. Il giudice viene privato del potere decisorio, quella sentenza non ha possibilità di essere definita. Cioè quella sentenza non definisce nulla, perché naturalmente è improcedibile, non c'è un problema di vis in idem, ci sono però una serie di questioni, perché ripeto ne abbiamo parlato talmente tanto che poi le cose si sedimentano, restano poi i nuclei, i grumi, restano due questioni. La prima è se il giudice della che dichiara l'improcedibilità per esaurimento dei termini, ripeto a proposito di questione di legittimità costituzionale, suggerirei agli avvocati, quando si troveranno tempi più lunghi, di valutare la congruità degli allungamenti, cioè è giusto rispetto a certe fattispecie di reato che il tempo sia più lungo, che il tempo sia più breve. Né più né meno, come consiglio agli avvocati che si trovassero un abbreviato per reati politico all'ergastolo, di non fare l'errore che fanno tutti gli avvocati, di eccepire l'incostituzionalità tu cur,
ma di trovare la fattispecie che è discriminatoria rispetto, cioè c'è sicuramente una fattispecie meno grave rispetto a una fattispecie più grave, non so se mi sono spiegato. Terzo in comparazione. Esatto, in modo tale che emerge l'irragionevolezza della soluzione. Se tu mi cominci a dire tutto l'istituto è incostituzionale, il giudice della Corte Costituzionale non te lo fa, se tu dici questo viene trattato nello stesso modo ma è diverso, evidentemente l'incostituzionalità la puoi realizzare. La Corte l'ha già detto questo, trovatemi la fattispecie e smontate il sistema come l'ha fatto con 275,3, uno per pezzo, da preso a trovare la chiave d'ingresso. Dicevo, uno dei temi che l'improcedibilità propone, ed è un tema abbastanza interessante, è quello di capire se si ha più o meno l'inammissibilità. Ora, l'inammissibilità è la sanzione peggiore che possa esistere. E la sanzione peggiore, perché con l'inammissibilità diventa esecutiva la sentenza impugnata malamente. Non c'è niente da fare. Se l'impugnazione è inammissibile, va in esecuzione la sentenza malamente impugnata. Ora, una causa di inammissibilità è sicura, la impugnazione fuori termine. Il problema sono le altre. Cioè, la domanda è: che cosa ha il giudice in mano che dichiara l'improcedibilità nel momento in cui la dichiara? Che potere di cognizione ha? È annichilito in tutti i suoi poteri oppure no? Ci sono due scuole di pensiero. Alcuni dicono che il giudice che dichiara l'improcedibilità non ha nessun potere, questo sarebbe anche confermato dal 578, per cui si manderebbero soltanto le carte, ma non si darebbe nessuna valutazione. 578 come uno bis, cioè mando solo le carte, non dico niente, c'è la sentenza di condanna in primo grado, poi è improcedibile, ti mando le carte al giudice civile e ti arrangi tu, ma non do una valutazione nel merito. Quindi sostanzialmente è come dire che la sabbia dentro la clessidra si è completamente esaurita. Il giudice non ha neanche più un pulvisco, un granello per decidere nulla. L'altra scuola di, e questo è determinato da un fatto formale che vale per quello che vale, che il termine dell'improcedibilità non decorre dalla presentazione dell'impugnazione, ma è un meccanismo di decorrenza automatica. Tanto è vero che l'altro giorno, sempre ieri a Padova, ma verità che è stato sabato, chiedeva che i termini decorressero invece della presentazione dell'impugnazione, perché ci può essere un'impugnazione anticipata e un'impugnazione tardiva. Se è tardiva ti ha già bruciato il tempo, se è anticipata vabbè te lo puoi anche godere. Non so se mi sono spiegato. La legge dice che il tempo decorre automaticamente dalla scadenza dei termini, però se l'impugnazione viene fatta fuori quei termini, l'impugnazione c'è fuori quei termini, ma intanto si è bruciato il tempo per il soggetto per decidere. E Margherita Cassano propone di recuperare il tempo perché le sarebbe sottratto, ma ci vorrebbe una modifica legislativa. È un discorso molto tecnico. Comunque resta il punto, ma mi interessa una cosa, perché evidentemente di tutto quello che vi ho detto non so perché da stamattina c'ho in testa una cosa che mi ha creato un problema. Già anni fa è stata depositata una sentenza della Corte Costituzionale. La 111 è una vicenda interessantissima. Guardate, è una vicenda, ve la racconto perché vale la pena raccontarla. Allora, qual è il problema? Se no, scusatemi, se no, per me è tutto chiaro, per voi un po' di meno. Succede che c'è un veterinario calabrese che pare che droghi i cavalli. Questo viene condannato in primo grado, fa un appello per dichiarare che è innocente. Ma il reato è prescritto, è vecchia questa storia. E la Corte di Cassazione, che deve decidere sul ricorso, perché a lui è stata applicata la prescrizione, in predibattimento, 469, è stata applicata la prescrizione 169 senza sentirlo, senza contraddittorio, ricorre per Cassazione. La Cassazione dice: vabbè, ciccione, io che devo fare? Sì, è vero che non ti abbiamo sentito, c'è una nullità assoluta grande come una casa, non hai avuto nulla, non hai potuto contraddire, però è prescritto, che vuoi per la vita? Che io ti rimando indietro per riconoscere che è prescritto? Non ti mando indietro per riconoscere che è prescritto. Io dichiaro la prescrizione. Se dovessi pensare che sei assolutamente innocente, tu veterinario che dici di essere innocente, te lo applico io 129,1, giusto? Questa sentenza è
allucinante, perché è talmente allucinante che il relatore si dimette, il relatore, quella è la causa di quel processo, si dimette e chiede e viene sostituito. Cioè chi doveva fare la motivazione di quella sentenza non la fa. Succede che io vengo informato, mi vengo chiesto, Giorgio, ti dispiace dirmi cosa ne pensi di questa sentenza? E scrivo che qualche volta la Cassazione, per esigenze di celerità, perde la capacità sistematica. Primo, perché non si può pronunciare 469 per dibattimento, d'appello, non si può fare. E quindi lui doveva, la Corte di Cassazione doveva annullare e rimandare al giudice dell'appello per rifare il processo. C'è qualcuno che non si piega. La prima sezione della Corte di Cassazione, il relatore Santa Lucia, dice no, non mi sta bene, rimando alla Corte di Cassazione perché la Corte di Cassazione modifichi l'orientamento. E 618 con un bis. La Corte di Cassazione risponde no, io non modifico l'orientamento. Le sezioni unite. Le sezioni unite, sì, scusa. Chi manda le sezioni unite per rimodificare la... La Corte gli rimando con una nota, dice no, mi dispiace, guarda, non ha interesse a impugnare, non c'è interesse, non c'è niente, rimane niente. E cosa fa la prima? La prima manda alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità degli articoli 568, mancanza di interesse, 469, sentenza ordinamentale per violazione del contraddittorio. Cioè dice tu dovevi sentirlo, quel signore lì. Non potevi applicare la sentenza per dibattimentale, perché non si applica in appello. Dovevi però sentirlo, vederlo le ragioni, e se a un certo punto c'erano le ragioni, procedere eventualmente nel merito. Ma quello che è più interessante è la motivazione della Corte Costituzionale con la sentenza 111, la quale gli dice che nel bilanciamento fra la durata ragionevole del processo e il diritto dell'imputato ad un giusto processo, prevale il diritto dell'imputato ad un giusto processo. Cioè la durata ragionevole, quell'esigenza di celerità processuale, di cui noi efficienza e garanzie, l'efficienza e la durata ragionevole del processo, le garanzie sono il contraddittorio, fanno sì che il diritto di difesa sia sempre prevalente e mai subvalente rispetto, se volete vedere. E allora la domanda che mi faccio, ma rispetto all'improcedibilità, ecco cosa scrivo, rispetto all'improcedibilità che annichilisce la possibilità di decidere, l'imputato prosciolto in primo grado non ha diritto a interloquire con il suo giudice, con il giudice dell'appello, perché sto parlando dell'appello, poi verrà la Cassazione, ma prima c'è l'appello. Non ha diritto di interloquire, che non può essere applicato, non può essere, può essere applicata l'improcedibilità in 469, non sta scritto l'improcedibilità. Cioè, il secondo grado di giudizio dice rispetto alla durata ragionevole. Cioè lui si trova. Di fatto mi dici, no, io a un certo punto ho l'improcedibilità, che è frutto della durata ragionevole del processo, perché sono scaduti 3 anni nei quali potevo decidere. Ma tu hai fatto un appello chiedendo il proscioglimento. Io quel tuo appello col quale ho chiesto il proscioglimento lo devo valutare o no? O do la prevalenza alla improcedibilità per durata irragionevole? Cioè il fatto che sono passati 4 anni mi preclude all'imputato, magari solo col contraddittorio. Allora tu devi aprire, il tuo giudice che hai l'improcedibilità devi aprire il processo, sentire l'imputato, perché lui ti ha fatto una domanda d'appello. No, dimmi. Aggiungo una cosa, che quello che tu dici si fonde con il fatto che sull'imputato residua un'ombra di colpevolezza. Beh, questo è un altro discorso. C'è un profilo anche di 6 paragrafi. Ma lui dice, sì certo, ma lui dice addirittura, tu mi togli un grado di giudizio. Tu dici, quindi a questo punto... E 6 paragrafi 2. Esatto. Perché si riesce. Sì, ho riassunto. Quindi è chiaro che allora questo discorso, però non è attenzione. Questa sentenza della Corte Costituzionale di 10 giorni fa, che si applica alla prescrizione, però a un certo punto, a mio parere, potrebbe essere estesa anche all'improcedibilità, cioè al diritto dell'imputato che ha chiesto di essere giudicato nel merito, che non può avere un 469 neanche per improcedibilità,
di avere il procedimento. Naturalmente questo apre scenari completamente diversi, perché allora questo giudice potrebbe sì effettivamente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, certo, perché se ha i poteri. Naturalmente il problema si potrebbe anche porre nell'eventualità in cui la rifiuti, e allora in questo caso ci sarebbe ricorso di Cassazione per difetto di motivazione. Se il giudice non gliela applica, senza contraddittorio sarebbe la nullità e la Cassazione dovrebbe restituire. Cioè questa sentenza che riguarda la prescrizione apre uno scenario, a mio parere, che riguarda anche l'improcedibilità. Del resto non è l'unica questione di legittimità costituzionale che la riforma dovrà affrontare, anche se questa mi pare non secondaria, perché le affermazioni della Corte Costituzionale sono molto precise, cioè la celerità, l'efficienza, non può andare a scapito delle garanzie. Non è un problema di efficienza e garanzie, teniamo, no. Anche contro la durata ragionevole devono prevalere le garanzie. Ma ce n'è un'altra di questione che ritengo la bisognerà affrontare. A proposito, probabilmente significativamente, sapendo quale sarebbe stata la decisione della Corte Costituzionale, la Commissione Canzio credo che inserirà la possibilità per il giudice della improcedibilità di applicare il 129,2. Da quello che mi risulta, dovrebbe poter essere prevista una fattispecie. Però questo pone anche l'altro problema a parte del pubblico ministero, perché a lui lì viene tolto questo potere, come dire, di interloquire in contraddittorio con il giudice. Cioè la durata ragionevole include anche il fatto sanzionatorio negativo? No, è un discorso. Quando si aprono le porte. Ma la rinunciabilità, certo, è scritto la rinunciabilità, ma non vale. La Corte Costituzionale dice non è un problema di rinuncia. Non è perché innanzitutto, no, non è un problema di rinuncia. È vero che qualcuno vede i brichetti e dice ma può rinunciare. Perché devo rinunciare per farmi giudicare? No, dice il 129,2 collegato alla rinuncia. Vabbè, la studiamo. E comunque l'altro profilo di, secondo me, di legittimità costituzionale che sicuramente dovrà essere affrontato è quello della battistella, ma la battistella nella nuova configurazione, perché, lo dico sempre agli avvocati, con una sentenza della Corte Costituzionale che ha deciso sul problema del giudice richiesto di un decreto penale di condanna che restituisce le atti al pubblico ministero per una diversa qualificazione giuridica del fatto, la Corte Costituzionale ha dichiarato la incompatibilità del giudice del decreto penale di condanna a ripronunciarsi sulla nuova richiesta. Ora io ritengo quindi che un giudice dell'udienza preliminare, il quale chiede al pubblico ministero, perché nella stessa fase o in fasi diverse, cioè senza la restituzione degli atti, di modificare l'imputazione, sia un giudice che diventa incompatibile. E quindi a questo punto avremo un GIP, un altro GIP e un GIP. E questo è un altro profilo di cui secondo me bisogna tener conto. Questo è la conferma di un fatto. Il processo non dorme mai, la giustizia non dorme mai, i diritti non dormono mai. Cioè tu li puoi cercare di ridurli, ma i diritti hanno una forza e devo dire spetta agli avvocati farli valere e ottenere i risultati che questi diritti richiedono. Grazie. E mi sembra che stia anche già creando un dialogo per adesso fuori microfono e quindi dico molto poco prima di cedere la parola al professor Maines. Due sole cose. Dicevamo, dal 1970 ci portiamo dietro questo doppio binario, prima per la lotta al terrorismo, poi per la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata. Forse qualcosa ci portiamo dentro da molto di dal Medioevo. Voglio dire, c'è la lezione di una delle persone che a me manca di più in questi anni, rispetto alla quale anzi ho una posizione ambivalente. Ci penso quasi ogni giorno, al tempo stesso però sono contento che non veda quello che sta accadendo, che è Massimo Nobili, che ci ricordava in atrocissimis licet et iura transgredi, quando si procede per un delitto di particolare gravità è consentito trasgredire le regole del diritto. E dice tutto, c'è il doppio binario.
denaro è già lì. Secondo Fresh, il processo è intessuto da riferimenti al tempo. Questo è sempre stato così, dato aperto una sequenza di atti ordinati, il processo, quindi è ovvio che la dimensione temporale abbia un ruolo predominante. Quello che è nuovo, però, è l'atteggiamento con cui noi ci rivolgiamo alla dimensione temporale del processo. Perché adesso siamo tutti che ci muoviamo all'insegna di un produttivismo del giudice, cioè delle dinamiche che probabilmente neanche più nel mondo dell'industria esistono. Il fatto è che bisogna produrre tanti pezzi in poco tempo. Ma guardate che decenni fa non era così. Se prendete la rivista di diritto processuale, Carnelutti, così ricordiamo insomma, un altro udinese, abbastanza importante nel nostro mondo, dice che i nostri contadini, i nostri antichi lo sanno che il frutto per maturare ha bisogno di tempo. E la stessa cosa vale anche nel processo. Non si può pensare di arrivare a un accertamento attendibile se contraiamo la durata del processo. Se la stella polare è solo quella del abbreviare i tempi, arrivare il prima possibile a una decisione, quale che sia per la terra. Qui forse l'unico dato che vedo, insomma, che mi rincuora, è che finalmente anche i magistrati stanno prendendo consapevolezza di questo, cioè dopo che molti hanno costruito le loro carriere su capacità organizzativa, adesso col problema del fascicolo della performance inizia a dire ma non conta solo la quantità, conta anche la qualità delle decisioni. E allora se si riuscisse a capire che si fa parte tutta di un'unica comunità di giuristi, al di là del ruolo ricoperto di volta in volta, chi fa il professore, chi fa l'avvocato, chi fa il magistrato, e se si riuscisse a organizzare un fronte comune, almeno su questo, dire certo ci sono vicende che si prestano a essere definite in tempi rapidi, come dicevo prima io li toglierei addirittura dal diritto penale. Poi se ci sono i criteri Engel applichiamo delle garanzie succedanee, ma non chiamiamole reati. Però ci sono anche invece vicende che hanno bisogno di tempi, non dico dilatati, ma di tempi ragionevolmente lunghi. Il processo non deve essere breve, deve avere una durata ragionevole, che è una cosa ben diversa. Ecco, questo non riusciamo a capirlo, probabilmente anche la collettività, la società che non lo capisce. Crolla il Ponte Morandi, 43 morti, il colpevole deve saltare fuori subito. Non si può pensare appunto di aspettare le dinamiche, i tempi del processo. Quindi manca la possibilità di trovare la sponda nell'opinione pubblica su questi temi, sono guasti che risalgono insomma, a tempi piuttosto ormai consistenti, insomma non è un fenomeno di ieri, bisognerebbe ripartire da qua, far capire insomma che davvero questo contrasto tra ragionevole durata e diritto a un processo giusto non si può partire dal fondo. L'articolo 111 mette la ragionevole durata al secondo comma, non al primo. Prima bisogna assicurare che il giudice sia terzo e imparziale, ci sia contraddittorio in posizione di parità tra le parti. Solo dopo ci dobbiamo preoccupare della ragionevole durata. Temo che di questi tempi invece il rapporto sia completamente invertito. Il ricatto che viene dall'Europa del finanziamento arriverà o non arriverà a seconda di quello che fate, e quindi ci si preoccupa esclusivamente di queste logiche. Cioè, ciecamente produttivistica. E mi fermo qui e ringraziando ancora passo la parola al professor Nades, che dovrebbe poter usare anche quello. Questo ci arriva. Perfetto. Grazie davvero all'Università di Udine, al professor Andrea Scella, al professor Enrico Amati, carissimo amico e valentissimo giurista, per questo invito ho partecipato subito con grande entusiasmo, anche per il piacere, personalmente l'onore, di dialogare con il maestro come Giorgio Stanca, che
diciamo, regalato un affresco a tutto tondo della riforma cartacea, dei temi, dei problemi, delle preoccupazioni della nostra giustizia penale oggi. Lo ha fatto, devo dire, scopro solo ora che il processo Carlotti era in realtà di due mesi, ma devo dire. Io sono molto fiero di questo, perché sono l'unico che ha insegnato procedura penale nella città di Capri. Ma i vostri studenti sono molto fortunati, perché hanno una materia straordinariamente feconda. Francesco Carlotti, Tullio Padovani, Giorgio Spangher, che non hanno solo tra loro come comune denominatore uno straordinario ingegno per il diritto, ma hanno anche quello che avete sentito proprio dal vivo oggi, uno straordinario impegno civile, una straordinaria passione civile per i temi del diritto e della giustizia. Quindi davvero grazie per quello che hai detto e per il modo in cui l'hai detto. Cercherò di confrontarmi con te sui problemi che hanno poi dato spunto a questo tentativo di superarli, difficilissimo, perché riformare la giustizia è sempre molto difficile. Diceva prima Rosso Spangher, non c'è tema più divisivo della giustizia, perché la giustizia ha a che fare con la sfera di libertà, dei diritti di noi tutti. Anzi, è il sismografo la giustizia, che permette di misurare lo stato di salute dello stato di diritto. Riformarla è la cosa più complessa possibile. Ci ricorda dolorosamente lo sciopero dei magistrati, che mancava forse da 20 anni e che poi è stato attivato, perché quando si parla di giustizia si affrontano tematiche estremamente complesse, rispetto alle quali prima il professor Spangher ci ricordava alcune difficoltà strutturali del nostro contesto, riportandoci anche alla necessità di misurare lo stato di salute della giustizia con dei dati. Effettivamente proprio 2 giorni fa a Padova ci sono stati portati alcuni dati in materia di giustizia, non che non li conoscessi, diciamo, a volte non li si conoscono con un certo grado di dettaglio. Quando senti dalla prima voce dei numeri che con cruda franchezza ti tramanda una quantificazione della realtà, a volte davvero inquietante. Centinaia di migliaia di procedimenti penali aperti, che non sono altro se non, apro chiudo una parentesi, l'epifenomeno di un problema che 25 anni fa, quando io ero sui banchi dell'università, rappresentava il mantra dei penalisti. Io ricordo che il tema, il leitmotiv degli anni 90 era l'ipertrofia del diritto penale. Un po' tutti i penalisti, un po' tutte le scuole di diritto penale, ora c'erano ancora le scuole, si misuravano con questo problema. Ricordo che non era un problema solo italiano, ma ricordo uno scritto che in qualche modo, due scritti che in Italia rappresentano l'acme culturale di questo problema, Mima ancora il Paetto, scrive Carmelo Paliero, invocando, diciamo, lo sforzo di decriminalizzazione dei reati bagatellari per drenare, per scolpire, per filtrare un sovraccarico sostanziale che allora era già percepito come la madre di tutti i problemi. E Filippo Sbubbi, una medesima unità di tempo, scrive: il reato come rischio sociale, cioè il reato è ormai diventato un rischio sociale. Siamo negli anni 90, 85 il libro di Paliero, 90 il libro di Sbubbi. In quella medesima unità di tempo, nella scuola di Francoforte, una delle scuole culturalmente più prossime, più vicine a quella alla quale, dalla quale viene anche chi vi parla, Hassner, Mack, Ludersen e altri scrivono un volume collettario che ha un titolo emblematico: lo stato impossibile del diritto penale. Pochi anni dopo, Silva Sanchez, un grande penalista spagnolo, scrive la espansione del diritto penale, cioè dà più voci agli osservatori più autorevoli della giustizia penale sostanziale, fotografano quello che prima il professor Scella ci ricordava passare sotto il nome di panpenalismo. Il diritto penale è entrato ormai dappertutto. Con un'osservazione,
che a quell'epoca si osservava questa, questa dimensione acromegalica, diciamo così, del diritto penale dal punto di vista sostanziale. Noi oggi stiamo toccando con mano gli effetti processuali di quella abnorme crescita sostanziale. È perché le riforme hanno dei tempi di latenza, le norme, diciamo, da Nino Irti sono come delle creature mitologiche, gli ircocervi dormono per tanti anni, poi si svegliano soprattutto con i pubblici ministeri, cioè coloro che sono chiamati ad applicarle, poi le scoprono, le studiano, le conoscono. Il decreto legislativo 231 del 2001 ha avuto un tempo di latenza dal quale forse non si è mai svegliato, perché ha ancora un'applicazione estremamente diseguale, asimmetrica nel panorama italiano, perché alcuni non è ancora conosciuto, non così bene, e allora il chirurgo che non sa di avere un bisturi di un certo tipo non lo applica, non lo utilizza. Invece oggi, diciamo, quella ipertrofia sostanziale degli anni 70 si è tradotta in una ipertrofia processuale, cioè in uno stato impossibile del livello pressore complessivo della giustizia penale, che ha avuto come ulteriore ricaduta epifenomeno la dilatazione abnorme dei tempi della giustizia penale, 10-12 volte, tra 10-12 volte superiore alla media di contesti ordinamentali a noi vicini. Cioè il nostro processo medio in Germania in primo grado dura un anno e mezzo, in Italia dura 10-12 volte di più. Il processo tra primo e secondo grado dura 2 anni e 2 mesi in Germania, in Italia dura un'unica volta, estremamente superiore. Quindi, per sintetizzare questo stato di cose, la overcriminalization, l'espansione in astratto a dismisura del diritto penale, si è tradotta in over prosecution, in un'espansione, dilatazione a dismisura dei procedimenti penali, tanto che qualcuno ha scritto recentemente: chi non è indagato scambia la prima pietra, qualcosa di simile, dicendo, volendo tramandare l'idea che in Italia, essendoci un numero di procedimenti penali che annovera ormai centinaia di migliaia di indagati ogni anno, ricadere sotto il radar della giustizia penale non è più un rischio, come voleva il professor Zuppi. Nel corso della vita professionale è quasi una certezza, un rischio liquidario, un costo di transazione, soprattutto se siedi in determinate posizioni. E a questo si accompagna un ulteriore aspetto sul quale torniamo: overcriminalization, over prosecution, over sentencing, cioè condanne a pene di severità media estremamente superiore a quelle del contesto europeo. Con un ultimo aspetto, perché sempre i dati non ci dicono solo che il numero di fattispecie di reato attualmente vigente in Italia tra 8 e 10 mila è assolutamente abnorme, non ci dicono solo che il numero di procedimenti penali, quindi il livello pressorio concreto della giustizia penale, è assolutamente abnorme, ma ci tramandano un altro dato ancora più inquietante ai miei occhi, per me, che dei procedimenti penali aperti, a seconda delle corti d'appello, tra il 40 e il 50% finisce con un proscioglimento o con un'assoluzione. Questo significa, per sintetizzare, utilizzando il gergo della statistica, che il nostro sistema di giustizia penale ha raggiunto un coefficiente di sensibilità altissimo, abnorme, scatta, è un sismografo che scatta alla minima, diciamo, anche la più bagatellare delle irritazioni sociali, e ha un bassissimo coefficiente di specificità, di accuratezza, cioè una rete a strascico che travolge tutto, tutti i fatti, anche quelli che dovrebbero rimanere socialmente o giuridicamente neutri, soppiantando, travolgendo
ogni tipo di distinzione. Se avete notato, nella gran parte dei problemi penali odierni non si fa più una distinzione reale tra disvalore etico, tra semplice inopportunità politica, tra rilevanza erariale, tra rilevanza penale. Tutto è stato catalizzato dal diritto penale. E questo naturalmente significa attivare un opificio punitivo che ormai è diventato assolutamente ingestibile, con dei tempi, dei processi di cui abbiamo detto, ai quali però vorrei invitarvi a guardare da una prospettiva diversa dai quali si guarda normalmente questo problema, perché noi abbiamo sentito parlare, normalmente si tematizza questo problema parlando di durata ragionevole del processo, di inefficienza della macchina punitiva per durata ragionevole del processo, di inefficienza quindi della principale potestà statuale, quella di irrogare sanzioni, per una tempistica assolutamente irragionevole. Ma questo punto di osservazione è un punto di osservazione schiacciato in una dimensione statocentrica, e invece bisognerebbe guardare questo problema dalla prospettiva dell'individuo, individuo centrico. Un processo che si trascina per 8-10 anni non è solo una perdita seria per la giustizia penale, ma significa il sacrificio enorme dei diritti, delle storie personali, familiari, imprenditoriali, dei destini politici di un numero di persone che vengono travolte, spesso diciamo ingiustamente, in vicenda processuale, perché quel sistema basato su un coefficiente di sensibilità così alto, un coefficiente di specificità, correttezza così basso, produce un numero abnorme di falsi positivi. Questo è il contesto. Questo è il contesto in cui ci muoviamo, la cui evidenza si tocca con mano attraverso un altro dato che credo solo in parte può essere addebitato alle vicende palmari. Perché quando noi leggiamo nelle statistiche che la fiducia dei cittadini nella giustizia penale, che negli anni 90, siamo in pieno Tangentopoli, siamo in piena apertura di credito sconfinata a determinate agenzie, diciamo, di intervento statale come le procure della Repubblica, la fiducia dei cittadini rasentava il 70%, oggi è al 29%. Oggi più di due cittadini su tre affermano di non avere più fiducia nel sistema della giustizia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che i cittadini, che si è alterato, profondamente alterato, forse fratturato il rapporto tra i cittadini e lo Stato di diritto, perché nello Stato di diritto il cittadino si sente protetto dallo Stato, sulle garanzie di una giustizia giusta. Se la fiducia è scesa al 29%, significa che il cittadino non si sente più protagonista dello Stato di diritto, tutelato dello Stato di diritto, ma si sente un subito nelle mani del Leviatano. Tutto qua. Questo è qua. Capisco che possa sembrare impietoso. Capisco anche che si faccia fatica a toccarlo con mano se non si penetra la carnalità dei problemi di cui stiamo dicendo, vestendo la toga sulle spalle. Perché poi quotidianamente lo vediamo, lo tocchiamo con mano, tutto questo. E però da questo quadro si comprendono forse anche le enormi difficoltà che questo percorso di riforma ha dovuto fronteggiare, perché prima il professor Scena diceva, ma anche il professor Spagna, ma curioso che non si sia cominciato un discorso sulla giustizia penale pronunciando la parola depenalizzazione. Assolutamente convinti che sia non curioso, sia profondamente sconfortante, però vedi Andrea,
problema è che la cornice culturale in cui ci si muove oggi ha fatto sì che la parola depenalizzazione sia una parola offensiva, sia un tabù impronunciabile, tanto che si è dovuto cercare ogni strumento per aggirare quello che rappresentava politicamente un ostacolo insormontabile. E la congerie culturale anche prescrizione, la parola tabù, questo sta. Anche prescrizione, tornerò subito, talmente impronunciabile che si è dovuto ricorrere all'inventiva giuridica dell'improcedibilità, creando un autentico mostro giuridico dal quale permettete di riprendere tutte le distanze possibili. Non è opera né della commissione d'attanza, certo, né di coloro che hanno lavorato dopo, è opera notturna di un compromesso politico di bassa cucina, lo ha descritto impietosamente Paolo Ferruo recentemente su Cassazione Penale, ricordando come è stato l'itinerario. Le proposte venute fuori dalla commissione d'attanza erano molto diverse, erano tre, tutte e tre diverse. Una maggiormente garantista, sulla quale avevo una posizione di maggior condivisione, altre meno, ma non c'era nulla di questa specie di legal black hole, di buco nero giuridico che è l'improcedibilità, che come vedete germina ogni giorno nuovi problemi di costituzionalità, che per sostanza credo ogni settimana da solo a lungo, io sono molto contento, mi sono appuntato, perché poi a un certo punto gli avvocati prima o dopo proveranno a portare all'attenzione dei giudici, condividendo di morte tutti i problemi enormi di paradosso della politica. Dico solo questo, perché non ne voglio parlare perché farei l'orrore di impegno di cadavere a parlare della procedura, che è stata massacrata da tutti giustamente, la profonda contraddizione che segna un istituto in cui nel contesto della riforma dove si affidano i criteri di priorità sulla azione penale al Parlamento per garantire no, maggiore democraticità, tassatività, e poi si affidano le prove dell'improcedibilità non ad libitum, ma ad nutum al giudice, perché non dovrà neanche motivare, dovrà ravvisare se debba, così travolgendo con un colpo di spugna due decisioni importantissime della Corte Costituzionale, l'ordinanza 24 del 2017 Tarico, la sentenza 115 del 2018 Tarico, con tutto il travaglio di ricondurre la prescrizione nei binari della determinatezza, della tassatività, anzi della soggezione del giudice alla legge, che è qualcosa di più. E qui invece il giudice domani potrà prorogare ad nutum i termini dell'improcedibilità, attenzione, problema di stato di diritto quando hai imputato davanti agli occhi, problema di stato di diritto, perché fino a quando tu lo fai senza avere l'imputato davanti agli occhi è un problema di tassatività e di determinatezza, ma se tu hai già l'imputato davanti agli occhi c'è il rischio gravissimo che quella scelta sia una scelta ad persona o contra persona, ed è un problema di soggezione del giudice alla legge, di stato di diritto, di rule of law, di primo diritto. È un problema un po' più grave. Vedremo come questo si manifesterà davanti alla Corte Costituzionale. Però la cornice culturale è questa: depenalizzazione, una parola impronunciabile, prescrizione, un tabù, è stato un totem per una parte politica, è stato un tabù per altri. Lo ha descritto straordinariamente Enrico Amati nel suo libro studio-demografico sul populismo penale, qual è il contesto. In questa enorme difficoltà culturale, strutturale, contingente, si è dovuta muovere la riforma Cartabia, alla quale perlomeno devo attribuire un merito. Davvero non sono venuto a fare appoggio alla riforma Cartabia, ci sono riuscito. Anche perché nella commissione, nelle commissioni preparatorie e poi attuative che hanno portato la riforma Cartabia c'erano moltissime sensibilità diverse, alcune diciamo più vicine, altre molto più lontane, c'erano tante voci, non è che... E poi la riforma Cartabia, o meglio, il progetto di riforma della commissione Tanzi, entrato nell'ambito della politica, per usare
promesse. Copiate da te. Tutto labirinto è copiato da te. Però le difficoltà sono state enormi. Un merito sicuramente ce l'ha avuto. Ha rovesciato un trend che nell'ultimo lustro avevamo conosciuto nelle sue manifestazioni, perché tanti, perché quando noi abbiamo approvato, il Parlamento ha approvato la legge spazza corrotti, noi abbiamo visto manifestarsi il populismo penale in tutta la sua essenza. Quando è stata cancellata la prescrizione nel nostro ordinamento, rendendo, diciamo così, gli imputati, creando la figura dell'imputato a vita, noi abbiamo toccato con mano i guasti del populismo penale, i guasti del diritto penale come prima razza, i guasti di un lessico tradottosi in norme dove la pena era lo strumento principe, addirittura inteso come strumento di vendetta sociale, dove il carcere è stato utilizzato come strumento di rivalsa sociale, politica. Carcere inteso non come luogo di ripulita, ricordate, non buttare la chiave, quante volte l'abbiamo sentito, inteso come luogo di marcescenza del soggetto, un posto dove il soggetto doveva essere chiuso e lasciato. Certezza della pena intesa come certezza del carcere, senza considerare che l'unica certezza della pena in uno stato di diritto è la certezza legale della pena, cioè la certezza della pena secondo la Costituzione. Questo era il panorama da cui si partiva. La riforma Cartabia ha dovuto fare conto con questo e ha invertito la tendenza. A mio sommesso avviso, trovando l'occasione di dover garantire il 25% di riduzione dei tempi processuali per provarsi di raggiungere qualche traguardo in più. Cioè, ha utilizzato quell'occasione dell'ascolto per cercare di fare qualcosa di più. E questo qualcosa di più si può sintetizzare nel tentativo di riformare la giustizia secondo l'idea dell'indulto rastremato. Ha cercato di rastremare quanto più possibile l'indulto processuale, non potendo operare sul piano sostanziale se non limitatamente, perché il perimetro di gioco della riforma cartacea era quello segnato dal disegno di legge Bonafede, quindi c'era un circuito in qualche modo predefinito. Ha cercato di rastremare quanto più possibile l'indulto. Prima indicazione, tornerò su questo, seconda indicazione, ha cercato di responsabilizzare maggiormente ogni attore del processo. Come dire, provando a protagonizzarlo maggiormente in queste scelte, in questo tentativo, in questo sforzo di filtrare, di decimare il carico della giustizia penale. Con alcune novità culturalmente molto significative, anzi politicamente molto significative e anche culturalmente, pensate a quella norma della legge delega che cerca di assicurare le esigenze di garanzia, certezza e uguaglianza nell'iscrizione delle notizie di reato. Cioè, dicendo attenzione, non puoi iscrivere al modello 21, cioè il registro degli indagati, lo dico per gli studenti evidentemente presenti, in modo superficiale, indiscriminato. Devi avere cura di accertare, prima di procedere all'iscrizione nominativa, specifici elementi indizianti. Non sono stati evocati questi tre parole, ma in realtà il retropensiero è esattamente quello che era ospitato in una circolare del procuratore della Repubblica di Milano nell'ottobre del 2017, quando il procuratore capo di Roma invitava i propri sostituti, prima di iscrivere un soggetto nel registro delle notizie di reato, ad avere cura di accertare che a suo carico ci fossero degli specifici indizi. Perché? Perché la
mia iscrizione nel registro delle notizie di reato comporta una carica di servizi per il socio, immediatamente. Ecco perché la riforma Cartabia, altra modificazione di delega che trovo culturalmente molto significativa dal punto di vista politico, significativa dal punto di vista civico. La mia iscrizione nel registro delle notizie di reato non può produrre effetti sul piano extrapenale, e voi direte, soprattutto gli studenti, nulla di nuovo, un sistema basato sulla presunzione di innocenza dovrebbe essere scontato, vista la garanzia della presunzione di innocenza. Ecco, proprio scontato non è. Se voi conosceste quante e quali sono le incapacitazioni che derivano di fatto dalla iscrizione del registro di notizie, soprattutto per alcuni soggetti, ma di fatto, moltissimo. Ma questo solo per evidenziare alcune norme che esprimono questo turnaround, questo rovesciamento culturale. Ovviamente al suo cardine nel tentativo di abbandonare il carcere come risposta elettiva ai problemi del penale. Quando si riformano le sanzioni sostitutive, consentendo di sostituire la pena fino a 4 anni con quelle che un tempo erano delle misure alternative alla detenzione e che oggi sono state trasformate in sanzioni sostitutive, detenzione domiciliare, libertà, semilibertà, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria a seconda degli scrittori, che il giudice potrà applicare in via principale direttamente, senza passare dal magistrato di sorveglianza fino a 4 anni, significa una sola cosa: significa abbandonare l'ossessione monologica per la pena carceraria. Questo scritto. Anzi, dal punto di vista processuale, c'è forse una novità ulteriore, credo di non svelare nulla. Si vedrà se questo momento sostitutivo avverrà direttamente nella sede di cognizione, in un'udienza apposita che in qualche modo sarei molto favorevole a questa seconda ipotesi, un'udienza che in qualche modo evoca l'udienza di sentencing americana, cioè il giudice prima decide sulla responsabilità penale, fondata o meno, e poi dopo si preoccupa della pena, di commisurare. Una grazia, una separatezza, una dicotomia che a mio sommesso avviso tutela ancora di più la presunzione di innocenza. Prima verifichi se il fatto è stato commesso e non costringi gli avvocati a dedurre anche i motivi sulla pena. Facciamo noi avvocati in subordine, dice, se non lo riconosci innocente ti chiedo comunque le generiche prevalenti, l'attenuante, quasi contraddicenti, no? Dice, se c'è poi invece un'udienza di sentenze separato, tutto questo trova la sua sede applicativa nella sede più congeniale. Ecco, questa idea di rastremare l'imbuto e di emancipare la giustizia penale dall'idea del carcere è un'idea che attraversa tutta la riforma, che è fatta di luce ed ombre, che è fatta anche di occasioni perdute, per carità, molte sono state le occasioni perdute, non solo l'archiviazione militare, che era uno strumento che avrebbe consentito al pubblico ministero persino una capacità di filtro maggiore, ma anche il divieto di impugnazione delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero è un'occasione perduta, perché culturalmente sarebbe stato molto riconoscere che se c'è stata una sentenza di assoluzione in primo grado, il ragionevole dubbio impone un motivo di non dare, di non trascinare ancora un soggetto a giudizi, occasione perduta. Però tante anche, credo, novità interessanti, alcune interpellano direttamente il pubblico ministero, affidandogli per esempio una capacità di filtro maggiore con una forma di archiviazione che
potrebbe, forse, speriamo, responsabilizzarlo di più. Altri interpellano il giudice delle indagini preliminari che dovrà farsi, per esempio, garante sulla tempestività delle prove. Dovrà farsi garante anche del controllo sulle iscrizioni. Non che oggi non esista, ma oggi sappiamo tutti che non funziona. Quindi non esiste in the facts, in the books esiste, ma oggi non funziona. Si è cercato di rivitalizzarlo, l'operazione riuscirà? Non lo sappiamo, non sappiamo se la comunità degli interpreti, come dicono in America, manifesterà un'adesione o una ribellione ermeneutica rispetto all'unità. Intanto si è provato a promuovere, così come si è provato a promuovere un ruolo del giudice per l'udienza preliminare del tutto diverso da quello attuale. Perché io lo ripeto sempre, ma noi sappiamo benissimo che l'udienza preliminare oggi assomiglia molto al protagonista di quel romanzo di Osvaldo Soriano, con il titolo Triste, solitario e finale. Cioè, non sappiamo nulla. Il GUP è una specie di sovrano senza sudditi, gli avvocati dei personaggi in cerca di autore che valutano, sapendo di partecipare a una pantomima che poi non darà un risultato. Salvo, diciamo, operare una specie di logico notarile sul corretto radicamento del rapporto processuale tra le parti, cioè dice tu chi sei, bene, parte civile, si deve costituire bene, lei è l'avvocato, non sta a vizio. Cioè non svolge neanche quella minima opera di filtro o di controllo sulla qualificazione giuridica, che dovrebbe invece ben svolgere. E sono molto contento di aver sentito che un maestro come Giorgio Spangler dice, ma per me essenzialmente Battistella, francamente, non è condivido affatto, perché il GUP dovrebbe operare, diciamo, in rem propria, no? E una bella cesura, hai formulato un'imputazione che non corrisponde dal punto di vista della qualificazione ai fatti. Coraggio proprio nulla, si riparte da capo se c'è il tempo, se c'è il modo. Non è che ti suggerisco un'udienza, dice ti suggerisco un'udienza, come ti suggerisco un'udienza? Come l'apologo del Lupo e l'Agnello, dice superior stabat lupus. Allora dice no, ma io non, mi ha inquinato l'acqua, cioè, ma io ero più su, come ha fatto a inquinare? No, allora sei mesi fa, mi inquinato. Dice ma sei mesi fa, no? No, allora è stato tuo padre, l'omaggio, la metafora del potere. Consentire al pubblico ministero di modificare costantemente le imputazioni significa affidargli un potere senza controllo di fatto. E al gruppo si è cercato di dare una risorsa valutativa di giudizio in più. Dovrà pronunciare un ruolo a procedere ogni volta che ritiene non probabile la sentenza di condanna. Io capisco tutte le perplessità dei vostri colleghi. Ripeto, alcune delle quali le condivido anche, però lo status quo oggi andava modificato, si doveva cercare di modificare. Certo, probabilmente se si fosse imposto al decreto che dispone il giudizio, non è di motivazione semplificata come vuole Amodio, forse, come dire, si sarebbe imposto un freno in più, o se si alleggerisse l'onere motivazionale in capo alla sentenza di proscioglimento con le crocette di cui parla Oliviero Mazza, forse si alleggerisce in più. Però io credo che affidargli questo compito, non limitato a questa formula tautologica, no? Le prove raccolte, la prognosi di proficuo sviluppo dibattimentale delle prove raccolte, che non significa nulla, anzi significa paradossalmente che il pubblico ministero che raccoglie una probatio semiplena ha più chance di andare in giudizio. Oggi non significa nulla. Oggi il GUP non compie un danno neanche sulle imputazioni azzardate, le imputazioni non serie, quello che si è cercato di evocare, di richiamare, è perlomeno, mi dovrai dire,
il soggetto è sufficientemente calato da indizi, come dico, è una Heidegger-tecnica, qualcosa che c'è. Sufficientemente calato da indizi, nell'ottica di una sentenza di condanna che a te appare probabile. Spaventa molto questa formula, perché si dice in questo modo si anticipa una valutazione di responsabilità. Io devo dire, non riesco a condividere fino in fondo questo timore, forse perché sono abituato a vedere che l'istruttorio dibattimentale apre una fase del tutto nuova e descrive rapporti completamente diversi. Non credo che l'istruttoria, il giudizio del preliminare, internale, vestibolare, chiamano Dio, del giudice per l'udienza preliminare, possa condizionare in modo così significativo un giudice, un collegio che davanti ai suoi occhi avrà rivisto completamente il film. Non so cosa davvero si può dire, però penso che questo abbia voluto dire il giudice. Adesso sarai maggiormente protagonizzato se rinvia a giudizio una persona, devi farlo attraverso anzitutto una diagnosi sugli elementi acquisiti e una valutazione prognostica in chiave di responsabilità, e poi tutta un'altra serie di soggetti che sono stati coinvolti maggiormente e anche alcune storture che si è cercato di correggere, anche quelle della sentenza Bairati, non se ne parlava qualche anno fa, ormai il dibattimento, signori, guardate che è un'anomalia, ormai il dibattimento è diventato un appuntamento al buio, cioè tu fai il dibattimento, dici quello che è il giudice, ah non l'avevo visto, è cambiato, un blind date, diciamo, un'occasione per conoscere persone, no, solo che poi ho assistito, devo spiegare, assistito, devo essere giudicato da quello che non ho mai visto. Dice, come mai ci siamo sbagliati? No, dice, sai, sono essenzialmente sbagliati, dice, essenzialmente sbagliati. Cioè, io vorrei essere giudicato dal giudice che ha seguito l'escursione delle prove, che mi ha sentito in esame, in controesame testi. Si è cercato per esempio di correggere una grave distrofia del nostro sistema accusatorio. Giustamente il professor Stanger dice che il nostro sistema accusatorio non ha nulla del processo americano, vero, soprattutto non ha l'ossatura accusatoria processo americano, che si può consentire solo quell'ordinamento che usa il dibattimento come risorsa scarsissima, perché in America la stragrande maggioranza dei procedimenti penali non vanno a dibattimento, ci va meno del 10%, perché i procedimenti speciali fanno la magna pars, e la magna pars dei procedimenti speciali è il patteggiamento, che è l'altro nella gran parte dei casi, il patteggiamento sulle imputazioni. Omicidio colposo, preterintenzionale, ma se patteggi di devuoto l'imputazione, allora la convenienza reale. Se da noi si patteggia la pena, poi però ti dicono che la sentenza di patteggiamento equivale in tutto e per tutto la sentenza di condanna. Ricordo che lo stesso commissario Attanzi disse: signori, guardate che qui non patteggia più nessuno, basta perché non patteggia più nessuno. Dico agli studenti, i colleghi avvocati lo sanno benissimo, perché il cliente patteggia se tu, cioè, rinuncia a difendersi nel contraddittorio tra le parti, se tu gli assicuri che voltirà pagina una volta per tutte sulla propria ricetta. Non tanto che avrà un terzo impegno in meno,
faccenda dolorosa dietro la spalla. E quando gli comincia a dire quel patteggiamento, non tanto non solo agli effetti delle pene accessorie, agli effetti della confisca, ma agli effetti extraordinari, viene equiparato in toto la sentenza di condanna. E lui dice: scusa, perché non è patteggiato? Dice: allora preferisco fare 6-7 anni di processo, poi si vedrà, rivivo intanto, poi vediamo se sarò giudicato colpevole. E invece non è equiparato. Attenzione, è equiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna in un contesto, in un sistema come il nostro, dove il patteggiamento non sono varianti solo lessicali, è una questione anche di laicità del processo, non presuppone un'ammissione di colpevolezza. Mentre un modello americano, chi patteggia deve fare, no, plead of guilty, dice, mi dichiaro colpevole. Da noi il patteggiamento non lo contendere, cioè io non voglio difendere. C'è la buona difesa e viene equiparato in tutta la sentenza. Risultato, non patteggia più nessuno, non è vero neanche questo, si patteggia, ma solo in determinati settori, molto le molestie sessuali, oggi si patteggia, perché? Perché non c'è difesa. Purtroppo sono ripartiti i patteggiamenti anche sui reati contro la pubblica amministrazione, le corruzioni oggi si patteggia. Perché? Perché non c'è difesa, perché il tipo penale è talmente ambiguo, atipico, ubiquitario, che dice le cornici di pena oggi sono violentissime, sono 4 bis, quindi 2 anni e un giorno carcere e allora patteggia. Questa non è un patteggiamento, è un'estorsione istituzionale da parte dello Stato. Allora si è cercato di modificare il rito del patteggiamento, potendo dedurre nel concetto del patteggiamento anche la confisca per accessori, limitando gli effetti extraordinari, basterà farlo ripartire? Non lo so, si è cercato di modificare lo stato suo, modifiche ben meno convincenti quelle sul rito abbreviato, perché si sarebbe dovuto ampliare la possibilità di andare in abbreviato condizionato, perché è un'economia processuale molto significativa, lo si diceva forse a ci sono tante iniziative, ma l'abbreviato condizionato è un evidente strumento di economia processuale, ma anche quando tu deduci come oggetto della condizione del rito non solo no, dice un consulente tecnico in due testi, ma dice ma questo lo rigetto l'abbreviato perché inficia l'economia processuale, ma come dice, preferisci fare un dibattimento di 3 anni rispetto a un'udienza e mezza? Lo capisco ovviamente molto meno perché non si sia operata questa scelta, però devo dire ecco, che le scelte maggiormente significative sono quelle che operano sull'idea di rastremare quanto più possibile l'indulto, l'irrilevanza penale del fatto ampliata molto, non poco, perché quando dal criterio che guardava al massimo di tale della pena 5 anni, che non consente di giudicare rilevanti falsi per esempio, che non consente di giudicare rilevanti tutta una serie di reati che hanno una dimensione spesso concretamente bagatellare, ecco, i quali tutti dicono, caspita, se si potesse applicare il 131 bis, non si può, oggi siamo passati al minimo della pena di guardare tutti i reati che hanno un minimo di pena non superiore, potranno essere giudicati estinguibili, diciamo, non punibili con questo istituto, beh, cambia molto, così come molto ampliare la mappa, ne parlava prima il Presidente del Consiglio dell'Ordine, la messa alla prova per tutti i reati puniti sino a 6 anni, addirittura procedere alla proposta della Commissione Tanzi fino a 10 anni, poi nel diritto della politica siamo venuti scendere a 6, così come si è ampliata la procedibilità querela di parte, è una querela di parte molto significativa, c'è andata prima Giorgio Spagna. La querela di parte è uno strumento di restituzione del conflitto alle parti, cioè lo Stato dice io non ho interesse a meno che tu non abbia interesse, quindi io attraverso la querela privatizzo il conflitto, quando gli interessi oggetto di
quel reato hanno una componente, una dimensione, una natura o privatistica o patrimoniale. Abbiamo ampliato molto questo modello, cercando di dire come si chiama. Quindi procedibilità a querela, primo livello dell'imbuto, irrilevanza penale del fatto, secondo livello dell'imbuto, consegnata già, pensate, nelle mani di un pubblico ministero che avrà una formula più ampia, di un GUP che avrà una formula più alta, messa alla prova, procedimenti speciali, via via l'imbuto si rastrema sempre di più. E poi all'apice dell'imbuto una pena che fino ai 4 anni, ci sono altre rastremazioni, penso al procedimento di estinzione delle contravvenzioni, poi diciamo, l'esito dell'imbuto, una pena fino a 4 anni sostituibile come pena principale. Si poteva fare di più, si può sempre fare di più, certamente, credo che per i tempi attuali sia già qualcosa essersi messi in cammino. Essersi messo in cammino, aver rovesciato una tendenza che probabilmente, dico probabilmente, non lo so, potrà anche essere migliorata un domani, quando magari le condizioni politiche saranno meno avverse, si potrà riprendere questo lavoro, perfezionarlo, migliorarlo, magari dimenticando le procedibilità, magari modificando alcuni istituti o riprendendo le occasioni perdute. Si potrà continuare un cammino che voglia davvero restituire al diritto penale il ruolo, il rango, extrema ratio. Lo dicevo anche forse a Trieste la settimana scorsa, io non so se la mia valutazione è una valutazione ottimistica, però è meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione. Vedete, non abbiamo avuto i decreti delegati sul tavolo, non abbiamo potuto fare operazioni di anatomia, dissezionare, però mi sembra che sia stata utile, lo sarà ancora di più nel proseguimento, questa giornata di incontro. È indubbio che c'è stato un cambiamento di passo, che stiamo lentamente abbandonando il populismo penale, questo è un dato positivo, se non si fa nessuna fatica a riconoscerlo. Io insisto però su 2 punti. Il primo è che il problema dell'efficienza si può affrontare in maniera diversa. Tu parlavi della disparità di dati fra i corti d'appello, se ho ben capito, avendo riguardo agli esiti delle decisioni. Ma anche se guardiamo soltanto i tempi, su 26 corti d'appello la situazione è molto diversificata. Ci sono corti d'appello efficienti e corti d'appello pessime. Allora forse capiamo che non è un problema di norme, perché viva Dio, la disciplina processuale penale è identica su tutto il territorio nazionale. È un problema di organizzazione, di dirigenti, di mezzi. Io temo che sotto questo profilo non si stia facendo nulla. Primo punto. Secondo punto, immutabilità del giudice, immediatezza. Abbiamo cercato di porre rimedio. Qua ci sarebbe una cosa molto semplice da fare. Mettere una regola per cui il giudice che ha ottenuto un trasferimento non si trasferisce finché non ha finito i suoi dibattimenti. Piccolo sacrificio. D'altra parte, quando noi ci spostiamo, le tesi di laurea si continua a discutere. Hai seguito un ragazzo per 6 mesi con la tesi di laurea, deve laurearsi, dico, ho preso servizio da un'altra parte, torno. E vado in commissione e te la faccio discutere. Questo, molto semplice. E non avremo bisogno di dire che ci vuole specifico mandato per impugnare una sentenza, non avremo bisogno di dire che bisogna fare tutto in via elettronica perché se depositi l'atto di impugnazione nel luogo in cui ti trovi, questo crea problemi agli uffici che poi non rispettano i tempi. Ci sono tante piccole compromissioni di diritti giustificate solo in nome dell'efficienza, quanto la strada che si può percorrere potrebbe essere anche una. E seconda osservazione, poi chiamiamo gli amici per interventi programmati. Io non formulo la critica per cui si sarebbe potuto fare di più o di meglio. Capisco anche che le varie commissioni hanno lavorato in condizioni davvero difficili. Mi sembra però che sia
poco chiaro il modello di riferimento. L'unica linea guida può essere quella dell'efficienza, forse da quello che ho sentito dire oggi, quella della convenienza, l'attrattività, l'appeal dei vari istituti, ma dopodiché rimaniamo nell'ambito di una situazione in cui c'è il processo accusatorio, che non è quello d'esperienza concreta statunitense, ma è il processo accusatorio che trionfa a livello costituzionale e agonizza nell'applicazione quotidiana di tutti i giorni. Su questo si sarebbe dovuto incidere se si vuole dare un volto ben preciso al processo. Capisco. Siamo d'accordo, appunto, ma non è una critica, tantomeno una critica personale. E poi per dire cos'è che lascia la mano in bocca, cos'è che rende difficile nutrire grandi aspettative e grandi speranze nei confronti di questa manovra. E solo questo. Bene. Abbiamo adesso un intervento programmato in sostanza dedicato alle novità in materia di processo penale e poi subito dopo invece il punto di vista del penalista sostanziale. Quindi cedo la parola alla professoressa Rondi, che interviene con la discassa rispetto a grazie, intanto non ascolto il suo imbarazzo, dovrei intervenire dopo per difficile dire qualcosa di interessante. Comunque abbiamo sentito più volte richiamare il tempo del processo. Il professor Spagna più volte ha parlato del tempo del processo, quel tempo che è salito dalle attività processuali, un tempo che, devo dire oggi, richiamando anche un'immagine che si trova nei suoi scritti, è oggi salito da due orologi, l'orologio della prescrizione, che è un tempo, se vogliamo, oggi lungo, perché può essere consumato nel corso del giudizio di primo grado, il tempo dell'improcedibilità, che è invece il tempo attraverso il quale si sono predeterminati il tempo delle impugnazioni e attraverso il quale si è cercato di arginare gli effetti, potremmo dire, negativi della riforma che ha voluto che nel corso della prescrizione cessasse con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ora, la legge delega persegue l'obiettivo di contenere i tempi del processo non soltanto attraverso l'improcedibilità, come è stato detto, ma anche intervenendo su diversi fattori di rallentamento del processo e proponendosi appunto, questo che viene dichiarato, che è stato già detto, di coniugare efficienza e garanzie. Ora, essa interviene su ogni segmento del processo, sia quello governato ancora dalla prescrizione, quindi l'indagine, l'iniziativa finale, il giudizio, sia quello governato dall'improcedibilità, ovvero la fase ora io vorrei spostare l'attenzione proprio sulla fase delle impugnazioni e in particolare sui criteri di delega che riguardano il giudizio d'appello. Questo intanto perché è stato scritto, è stato detto che il giudizio d'appello rappresenta un po' il cuore di bottiglia sul luogo in cui si muovono maggiormente i giudizi, ma non solo per questo motivo, anche perché a mio modo di vedere è dall'analisi delle scelte che sono state fatte con riferimento al giudizio d'appello che emerge maggiormente quanto la logica del compromesso poi possa pesare sul risultato finale. Il professor Malis ci ha detto ombre e luci della riforma e effettivamente se noi andiamo a guardare quelli che sono i criteri che sono stati dati per appunto rivedere migliorare la disciplina del giudizio d'appello, ci rendiamo conto che ci sono alcuni parametri che hanno una reale capacità riflettiva, altri invece mi pare comunque non vedere ai principi fondamentali del nostro sistema senza che questo sacrificio sia poi compensato da un reale beneficio in termini di contenimento di tempo. E quindi venendo a quelle che potremmo dire sono le luci, mi pare che si possano richiamare come criteri capaci di ridurre i tempi del processo, il criterio che restringe, cioè invita a restringere l'area dei contenuti appellati, ma anche, se fanno modo di vedere, anche il criterio che prevede che il difensore possa impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell'assente soltanto se è munito di uno specifico mandato
rilasciato dopo la pronuncia. So che su questo profilo gli avvocati non sono del tutto d'accordo, ma mi pare che perseguire, cioè lasciare che si trovino diversi gradi di giudizio, che possono poi essere posti nel nulla nel momento in cui l'assente, diciamo, accede ai meriti che l'ordinamento prevede, perché è stato inconsapevolmente giudicato, sia una perdita di tempo. Ma ancora mi riferisco al criterio della legge delega che prevede la eliminazione delle preclusioni per accedere al concordato sul appello, perché l'eliminazione di queste preclusioni finalmente consente a questo istituto, che ha un dubbio a valenza riflettiva, di funzionare a pieno. E, nel caso che io mi soffermi su quali sono gli aspetti su quali incide, perché sono noti a tutti. Peraltro, va detto però, questo è un istituto che è consono alla logica, diciamo, di un sistema che vuole essere accusatorio proprio perché valorizza il ruolo delle parti. Passando invece alle ombre, e quindi a quei criteri che il modo di vedere, ovviamente il modesto modo di vedere, non mi sembra centri un obiettivo, diciamo che quindi quei criteri che in qualche modo sviliscono un po' lo spirito della riforma senza produrre dei risultati apprezzabili, mi viene in mente, mi riferisco in primo luogo alla direttiva che stabilisce di prevedere che la modalità ordinaria di svolgimento del giudizio d'appello sia quella camerale, con possibilità di svolgimento in pubblica udienza e trattazione orale solo su esplicita richiesta dell'imputato o del suo difensore. Questo è un criterio che probabilmente si limita a recepire una prassi confusa. Lo sappiamo, nella laurea di giustizia spesso accade che ci si invia agli atti oppure ci rinunci a una relazione orale. Però è un tipo di criterio che sottintende un giudizio di equivalenza tra discussione orale e trattazione scritta, che non mi sembra condivisibile, soprattutto perché non mi pare rispettoso della funzione del giudizio di merito che l'appello ancora svolge. È un criterio che porta a sacrificare da un lato l'immediatezza, dall'altro la pubblicità, che sono garanzie che rimangono fondamentali davanti a un giudice che, almeno sulla carta, svolge ancora un ruolo di controllo. E quindi mi pare garanzie che non dovrebbero cedere il passo neppure di fronte a esigenze di efficienza del sistema. Mi riferisco ancora, come criterio, diciamo, criticabile, la scelta di prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ove manchi la puntuale esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e diritto. Ora, questo criterio, più che rafforzare l'ordine di specificità dei motivi, che peraltro esiste già, ed è stato anche inaugurato dalla sentenza Cartelli, segna, a mio modo di vedere, un ulteriore passo verso un vero e proprio ridimensionamento del giudizio d'appello, in linea di continuità con gli interventi che hanno preceduto questo intervento e, per citare le parole del professor Spanker, che hanno inaugurato quella lenta opera di erosione dell'appello. Una opera di erosione che temo procederà ancora più spedita, in quanto il timore che maturino i termini che decretano l'improcedibilità probabilmente favorirà le letture restrittive di questo criterio. E quindi accadrà che spesso ci saranno delle preparatorie di inammissibilità e meno valutazione del voto. E attenzione, per sé l'estensione del campo dell'inammissibilità, soprattutto quando ancorata a parametri piuttosto incerti, come in questo caso, è una cosa che va al diritto del diritto di difesa, da un lato, e anche del diritto di accesso al giudice. Ancora un'indicazione, diciamo, ancora un criterio che mi pare criticabile, quello che, diciamo, suggerisce di prevedere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello sia limitata ai soli casi di prove assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado. Questa previsione, lo sappiamo tutti, nasce da un compromesso e segna un forte passo indietro sul piano della difesa di alcune caratteristiche epistemologiche del processo di produzione. Quando, una volta che questa modifica sarà a regime, risulterà esclusa la possibilità di discutere testimoni in appello quando ci sia stato un giudizio abbreviato o condizionato, ma anche nei casi in cui nel giudizio di primo grado si siano acquisite le verbali delle dichiarazioni, per esempio su accordo delle parti, quindi non con discussione diretta. Ora, qui
questo limite tiene un poco conto, perché quando in gioco la reputazione e l'integrità del testimone, non è possibile soddisfare questa esigenza guardando soltanto in carte, e lo è ancora meno quando, rispetto a questa valutazione, c'è stata poi una denuncia liberatoria, e quella denuncia liberatoria incarna il dubbio, per superare il quale bisognerebbe accedere al miglior metodo di informazione della prova, che è appunto il territorio. Quindi consentire che ci sia un controllo, diciamo, un contatto diretto del giudice con la prova, senza contare che mi pare questa scelta sia una scelta da un lato giustificata, perché le statistiche ci dicono che il numero di impugnazioni a livello nazionale, presentato dal pubblico ministero, non sono poi così tante, e quindi di fatto l'effetto deflattivo sarà minimo a fronte però di un messaggio culturale negativo. Non solo, probabilmente questa scelta si poteva evitare, aveva, diciamo, una scelta più coraggiosa, quella che da tempo il professor Stanger sostiene, cioè quella dell'inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero. Peraltro, questo avrebbe evitato di porci sempre in contrasto con la normativa sovranazionale che impone un secondo grado di diritto. Concludo dicendo, e non so cosa ne pensi di questo Stanger, che credo che il giudizio d'appello, alla luce, se questi saranno i criteri, non sappiamo come saranno interpretati, uscirà fortemente ridimensionato da questa riforma, e ridimensionato nel suo ambito di operatività e ridimensionato sul piano delle garanzie che offre. Questo, diciamo, è vero che non è impensabile, cioè è possibile un sistema tendenzialmente accusatorio come il nostro immaginare delle limitazioni al giudizio di appello. Però queste, purché siano ragionevoli, ma queste dovrebbero però andare a innestarsi su un giudizio di primo grado realmente garantito. E questo credo, se mi sbaglio, che sia una cosa che dobbiamo ancora riuscire a dimostrare. Nel senso che si può intervenire anche sul giudizio di secondo grado, entro certi limiti, però il problema anche di questa riforma, che manca una riforma del giudizio di primo grado, manca una vera e autentica riforma del dibattimento di primo grado in senso accusatorio, e non toccata, perché l'unica cosa di cui si è occupata è l'invio dell'udienza, questo, quella, ma non è così. Cioè, si può ha ragione Kanz, ogni tanto ha anche ragione, ogni tanto. No, è una battuta, sono di grande cultura, però la sua visione del processo, lui è la giurisdizione, lui pensa di essere il giudice, il demiurgo del processo penale, e lo ha fatto stando al corte di Cassazione, perché una delle cose, tra parentesi, un leitmotiv di questa riforma, Andrea, è che recuperano quella giurisprudenza, come si chiama, l'orientamento giurisprudenziale, è pieno di riferimenti delle sezioni unite che vengono recuperate in funzione normativa, non so se mi spiego, sì, cioè la Israel sull'assenza, la Galtelli, la Patalano che viene esclusa, la sentenza d'Orlando per quanto attiene alla revisione, cioè tutta una serie di decisioni che sono delle sezioni, la Battistella stessa che viene ricorrente, cioè vengono recuperate da quella giurisprudenza creatrice delle sezioni unite, vengono reinserite normativamente dentro il processo. Ma quello che manca, che noi non abbiamo, ho letto recentemente una tesi, vabbè, si può dire, senti, io non sono quello che si nasconde dietro le cose, la tesi di dottorato che e giustamente quella ragazza lì ha scritto, porca di una miseria, tutto l'abuso che fa il giudice del dibattimento di primo grado, fra le motivazioni superflue, le prove che non servono, le motivazioni suicide, tutta una serie di elementi, l'intrusione nell'ambito probatorio. Ebbene, a questo punto, secondo me, questo è il vero problema. Ora, tu puoi anche intervenire col 546-581, ma nella misura in cui tu mi dai un dibattimento di primo grado che sia effettivo. Allora, inutile parlare di accusatorio per poi dire, ma adesso abbiamo l'accusatorio, quindi l'appello e lo restringiamo. No, non è così. Tu devi fare veramente... Noi abbiamo cambiato l'indagine preliminare, abbiamo cambiato le misure cautelari, abbiamo l'appello, la Cassazione, e il dibattimento non lo tocchiamo. Possibile che tutti i comportamenti del giudice, dei giudici che esorbitano, che esondano, non siano illegittimi, che non siano sanzionati? Sapete che c'è una sola nullità del giudizio d'appello. Il fatto che non dichiari le proprie generalità, sì, il testimone che non dica che non è stato l'unica, ce n'era un'altra, la nullità assoluta della Beirami, ce l'ha già tolta, no?
E quindi dico una cosa agli avvocati, visto che gli avvocati sono presenti. Il processo vi appartiene, appartiene ai giudici e appartiene anche agli avvocati, ma se gli avvocati non dimostrano interesse al rispetto delle regole processuali, allora è inutile. Ogni volta che sono andato in un'aula a parlare con gli avvocati delle Camere Penali, state attenti al 525,2. Se chiedete la rinnovazione dovete far intervenire il tizio, chiedergli qualcosa, magari se piove, ma almeno chiedetegli se piove. Perché se non gli chiedete nulla, se gli dite ah sì sì va bene, allora a un certo punto se non avete interesse voi alle norme, alla tutela delle norme, come potete pensare che la assicurino gli altri? Attenzione! Perché guardate che c'è un osservatorio che si chiama Corte di Cassazione, la quale guarda 50.000 sentenze all'anno, ma vede 50.000 processi all'anno e vede dove stanno i problemi. Impugnazioni fatte dall'imputato personalmente inammissibili, perché inammissibili, è chiaro che ti fanno la norma poi dell'inammissibilità. Dove nasce la famosa declaratoria che bisogna fare, come dire, la nuova autorizzazione? Cioè che il giudice, cioè che il difensore, scusate, che il difensore deve chiedere la nuova procura. Nasce dal fatto che la Margherita Cassano, che vede 50.000 processi, è piena di rescissioni del giudicato. E dice, ma è possibile che devo essere pieno di rescissioni del giudicato perché a un certo punto l'imputato non è stato avvertito, c'è un processo in assenza? E allora chiede la modifica normativa. Cioè, attenzione, come dire, noi no, il processo, chi lo vede, i magistrati, adeguano le norme che gli interessano. Gli avvocati che hanno delle norme di garanzia, le difendano, perché se non le difendete voi, se a un certo punto mandate a dire mi richiamo oppure le chiedo l'udienza e poi non ci vado in udienza, è chiaro che le riporta i motivi, è chiaro, se non siete interessati voi a tutelare le norme, come pensate che siano interessati gli altri? E vi ho fatto degli esempi, perché ecco i dati. Quando tu mi dici che il 60% delle impugnazioni dell'imputato sono inammissibili perché quello non è cassazionista, non lo vuole firmare, lo firma, e a questo punto la norma salta. E dopo è inutile lamentarsi. Questo lo voglio dire. Le norme si difendono. Ecco, le norme di garanzia si devono, scusate, e l'aspetto che a me preoccupa di più non è tanto l'eliminazione o le critiche del giudizio d'appello, ma il fatto che manchi il dibattimento di primo grado. Cioè, è vero che ci sono delle sentenze, se l'ammettere una prova o non ammettere una prova alterato i risultati, ma come sarà facile dire alterato i risultati che il giudice è entrato in vigore? 507 domande, domande suggestive, domande non suggestive, tutte cose che andrebbero governate, fate le eccezioni, poi si impugnerà. Ma se non fate neanche le eccezioni, come volete sperare che poi vi diano ragione? Ma non, non nell'interesse del cliente, nel rispetto della regola del processo, perché voi siete, anche voi siete i tutori, i garanti delle regole del processo, ma se non le difendete voi, li difenderanno gli altri. Scusa. Due sole battute. Intanto il fatto che vengono recepiti orientamenti della Cassazione, a volte anche delle corti d'appello, perché Canzio è stata l'Aquila che si è pensato l'inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione. Certo. Seconda cosa. Poi sullo specifico mandato impugnare, a me quello che preoccupa è il caso in cui non sia assente l'imputato condannato, ma semplicemente non abbia più un contatto col difensore. E allora accettiamo il rischio che una sentenza ingiusta rimanga nel sistema, perché questo non è riuscito a procurarsi il mandato, o lo falsifica prima ex ante. Con la data, ecco che si la data fino così, immagino, o se no non si impugna. Terzo punto, vediamo se me lo ricordo, su questa cosa che stavi dicendo tu adesso, verissimo tutto quello che dovrebbe essere lo spirito dell'avvocato, teniamo presente che uno dei più formidabili guasti della giustizia negoziata è stato proprio questo, perché se io devo andare a patteggiare a una pena ridicola per un'imputazione col pubblico ministero, poi è difficile la settimana dopo fare quello che solleva la questione fine in punto di diritto, perché dico, ma sei la stessa persona? Prima dice calpestiamo la tassatività della fattispecie incriminatrice pur di incassare un trattamento sanzionatorio favorevole e poi invece 15 giorni dopo dico, ah, c'è la questione di competenza, la questione di nullità, non ho più credibilità, anche questo l'irrompere della giustizia negoziale ha portato a questo cambiamento. Bene, non la faccio troppo lunga. Scusa. Sì. Ma scusa.
forse non dovete intervenire. No, anzi, è proprio nello spirito del discussa. No, ma io ringrazio ovviamente gli illustri relatori, un onore proprio di aver programmato quindi anzi del meglio confronto anche tra i relatori. Ho preso degli appunti più che altro, perché ovviamente si sembra ne parla con un relatore così illustre. Quando si parla di riforme, devo dire che, soprattutto ovviamente delle riforme in tema di giustizia penale, è un po' sempre in mente quello che diceva uno storico delle idee, che era Isaiah Berlin, parlava dell'utopia della decenza, cioè lui si chiedeva, ma esiste un modello ideale di società? In realtà forse non esiste. Cerchiamo di verificare un modello, per così dire, decente di società. Forse lo stesso vale un po' per le riforme, per le giustizia penale, nel senso che un modello ideale non esiste, cerchiamo almeno di edificare un modello decente di giustizia penale, che è un minimo sindacale, per così dire. Questo ovviamente non vuole diminuire il lavoro del legislatore, del mentore di forma, il lavoro di chi ha partecipato ad una commissione, la tanti che ha prodotto un lavorato davvero che ha bisogno eccellente, poi il fatto di partecipare. Ovviamente sento una garanzia. Poi però come si tiene la nostra spalla c'è l'appunto della politica e quindi poi escono delle cose diverse da come sono entrate molto spesso. Del resto per citare un altro illustre autore, un altro come Giuseppe Bettioni sosteneva che il diritto penale è una politica, non si comprende il diritto penale se non si comprende il contesto politico nel quale nasce. Questa quindi è la realtà, con questo dobbiamo fare conti. Che ci sia un netto cambio di passo rispetto al passato mi sembra evidente, nel senso che abbiamo vissuto una smorfia di populismo penale per lunghissimo tempo, a mio avviso quantomeno dagli anni 90, forse anche prima, però con Tangentopoli sicuramente abbiamo vissuto l'apice del populismo giudiziario che si è trasformato in populismo penale. La riforma quindi va certamente, ma è evidente, mi sembra molto chiaro, in netta controtendenza con quello che era stato il trend fino a poco tempo fa, che sembrava consolidato, anzi, eravamo però tutti molto scettici, no? Su quello che poteva essere lo sviluppo del diritto penale, del diritto processuale penale, fino a poco tempo fa, oggi abbiamo un cambio di prospettiva di non poco conto, dei conti commedi che si facevano, di critica della spazzacorrotte, della riforma della prescrizione. E ci si chiede, ma di questo passo poi dove andiamo a finire? Insomma, quantomeno questo trend si è rotto, quindi l'idea di una giustizia penale, quantomeno, poi le valutazioni di uno fa quello che crede, ma decente, insomma, forse ci siamo indirizzati. Detto questo, non entro nel merito perché sono già quasi di sei, quindi anzi vorrei lasciare spazio poi eventuali domande, solamente alcune questioni che sono oggetto della riforma. Le sanzioni sostitutive, certo, la rivitalizzazione del sistema delle sanzioni sostitutive è un dato estremamente positivo, ma in commissione forse si è pensato anche a qualche cosa di più rispetto a quello uscito, no? Mi pare. Cioè manca la misura regina, per così dire, dell'affidamento in parola ai servizi sociali. Leggendo brevemente alcune statistiche, vedo che la semi-detenzione e la libertà controllata trovano sostanzialmente una scarsissima applicazione. Nel 2021, 5 casi di semi-detenzione, 104 di libertà controllata, nel 2023 e 92, pochissimo. E conviene aspettare l'esecuzione per poi chiedere l'affidamento di prova, servizio sociale. Quindi, su questo aspetto, purtroppo, è di nuovo l'ambiente della politica ha prodotto questo. Altri aspetti della riforma sui quali questa mi pare che sia stata un'aggiunta intervenuta invece in epoca successiva, cioè il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio, la denticitazione in caso di archiviazione, non può procedere a soluzione, cioè si chiede
al legislatore delegato di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non voler procedere o di assoluzione costituiscano il titolo per l'emissione di un provvedimento di denuncitazione dentro l'obbligo. Credo che anche questo aumento, vedo come un strumento assolutamente positivo, perché va ad incidere, credo, su una tematica sulla quale, peraltro, non voglio fare pubblicità o promozione, ma sulla quale Vittorio Manes ha di recente scritto un bellissimo saggio per giustizia mediatica, gli effetti perversi sui diritti fondamentali del giusto processo, e che descrive molto bene quello che è il processo senza processo, sostanzialmente, che è molto più difficile da normare. Qui non stiamo parlando di normare in prospettive di riforma, dove abbiamo già un articolato, ma quando noi parliamo di giustizia mediatica diventa più difficile metterci la mano, perché ci sono all'interno tutte quelle distorsioni di cui si è parlato, cioè l'idea di un diritto penale etico che ritorna, no? Comportamento non più inteso come moralmente riprovevole, ma come sconveniente, lo descrivi bene nel libro, qualsiasi comportamento, diciamo, di aggressione alla sfera sessuale, ma anche il peculato. Gli effetti distorsivi che tu segnali sono, ovviamente non sto qui a riprendere tutti, ma sono tanti significativi, appunto l'eticizzazione dei beni impropri, la moltiplicazione delle accuse per lo stesso fatto, la spersonalizzazione del debito, una sorta di responsabilità collettiva, la creazione di anomale posizioni di garanzia, le ricadute ovviamente sulla presunzione di innocenza. Ecco, sulla presunzione di innocenza, in effetti, anche qui è un tema sul quale forse occorre soffermarsi brevemente. Sappiamo che è stata recepita recentemente la direttiva sulla presunzione di innocenza. Direttiva sulla presunzione di innocenza, di nuovo, ce lo chiede l'Europa, no? Questo vedo come un dato assolutamente positivo. Poi si tratterà di vedere come nella prassi applicativa verrà effettivamente attuata, perché almeno ad oggi mi pare che ci siano ancora richieste di spettacolo, perché si vorrebbero evitare le effettive necessità comunicative, ma quali effettivamente poi rispettano quello che dovrebbe essere quanto richiesto dalla direttiva sulla presunzione di innocenza. Quanto effetto positivo, che la verità è già stato prodotto, perché la direttiva si occupa anche del diritto al silenzio. La Cassazione in effetti ha fatto un orientamento recentemente, perché ha riconosciuto l'esercizio per ingiusta detenzione anche nel caso in cui il soggetto si sia avvalso della facoltà di rispondere. Fino a poco tempo fa invece la riteneva come motivo ostativo al riconoscimento di ingiusta detenzione. Quindi ci sono certamente degli sviluppi significativi, questo è uno dei dati. Ma tornando però al processo mediatico, ecco, altri aspetti che nel libro vengono evidenziati. Il tema del segreto istruttorio, qui metterci le mani, credo che non sia semplice, perché c'è un reato che effettivamente è scarsamente incisivo per quello di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, di quelle norme poco applicate perché poco conosciute, forse si fa finta di non conoscere. E la vittima del processo mediatico, tu proponi dei metodi, la domanda che mi permetto di fare, se c'è ancora un po' di tempo, ne approfitto, perché abbiamo come ospite sia l'autore del libro e ovviamente anche il professor Spagna, quindi la domanda che rivolgo a entrambi, se effettivamente nell'ottica della... Io non sono convinto che sia passata la svolga nel comunismo, quindi forse sono meno ottimista di te, ma però certamente in quest'ottica riformista c'è spazio per arrivare a rimedi, al di là di quelli che sono, diciamo, in corso d'opera, quelli che tu quantomeno individui e proponi nel libro, a tutti i rimedi che appunto a mio avviso dovrebbero essere presi in considerazione. C'è spazio, alla luce del prima, in futuro come, ecco, possibile futura attività di intervento o no? Grazie.
solo un secondo. Non usiamo più la parola presunzione, perché non sta scritta in Costituzione, sta scritta considerazione. Ma avete mai fatto caso? Non sta scritto presunzione, innocenza, non colpevolezza. Sta scritto considerazione. Vogliamo leggere la Costituzione? Ma noi ti preghiamo. No, allora ci sono quattro fonti, è vero o no? Benissimo. Quello si prenda un tablet, guardi dentro il cellulare, cerchi il 27 e a un certo punto lega la parola, legge. Ma il reato non è considerato colpevole. Considerato. Non divieta di considerare. E quindi cosa c'entra con la presunzione? Perché no? E tra parentesi posso dire, ma poi cambiano molto di innocenza o di non colpevolezza, perché abbiamo il trattato di Nizza, abbiamo l'articolo 6, abbiamo l'articolo 3 e abbiamo la direttiva. Guardate che le formulazioni non sono identiche, però almeno non diciamo questa storia della presunzione, perché non sta scritta, almeno in Costituzione non sta scritta, sta scritto considerazione, e considerare non presunzione è una cosa leggermente diversa. Vogliamo fare uno sforzo lessicale, cosa sta scritto? Abbiamo detto, basta, chiuso, facciamo questo sforzo tutti quanti, perché a un certo punto le parole sono evocative, non sono buttate lì, presumere, non considerare, non è, sbaglio, tu che sei un grande fine uso della parola, usi attentamente la parola, io credo che bisognerà far passare la nottata. Se posso esprimere, purtroppo l'esito referendario non sarà favorevole sotto il profilo del cuore. E io sono sempre stato convinto di una piccola cosa: perdere fa sempre male. Chi perde, perde. È inutile che dica che ha perso per un voto o per due voti. Perdere è perdere. A me non è mai piaciuto perdere. Avrei preferito una soluzione diversa a un certo punto delle tirate. Avevamo notato questo. Non mi piace perdere. E lo dico con estrema sincerità. Penso però, anche perché questo ritarderà il processo riformatore delle altre cose che sono, come dire, separazione delle carriere, non separazione delle carriere, la ministra aspetta per rispetto, non mi interessa, perdere è perdere, e qualcuno ti presenta il conto quando perdi, perché ha vinto lui e tu hai perso, e questo c'è poco da stare a discutere. La seconda cosa è, credo che bisognerà che passi la nottata, come si dice. Dobbiamo arrivare a scollinare il 2023, dobbiamo prepararci, bisogna che ognuno si prepari nell'ambito delle sue pulsioni e propensioni politiche e culturali a quella scadenza, avvicinandosi tenendo conto delle direttive europee, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale, nei limiti in cui ci danno ancora degli spazi. Ritengo che questo sia possibile, perché molte cose sono state fatte, penso al diritto al silenzio, penso alla considerazione dell'innocenza, penso per dire così, alcune sentenze della Corte Costituzionale, anche la correzione in qualche modo della Bairami attraverso la modifica, sbagliata la sentenza della Corte, sbagliata la sentenza delle Sezioni Unite, però qualcosa si è fatto. In realtà si è fatto più forse nel sistema penale che nel sistema processuale, ma qualcosa si è fatto anche sul piano processuale. Ecco, io credo che bisogna che passi la nottata, come si dice, che si arrivi al 2023, che si apra una stagione di confronto, che le idee circolino, naturalmente sperando che non succedano delle cose tremende, perché l'involuzione del modello è alle porte. Cioè, noi abbiamo vissuto terrorismo, io ho a casa i 23 volumi della legislazione dell'emergenza curata da Consu, è stata quella che ha cambiato le regole del processo. La stagione, quella, ricordate? La legislazione dell'emergenza del 1970 del terrorismo, è lì che è nato a un certo punto l'interrogatorio libero dell'imputato, è lì che è nata a un certo punto il 225 bis di dichiarazione spontanea, è lì che è nata la perquisizione per blocchi di edifici, è lì che è nata la legislazione, che poi è stata l'incubatrice della legislazione del doppio processo. Purtroppo il processo si deve misurare con la criminalità. In Italia non abbiamo, a differenza forse degli altri paesi, un riferimento al terrorismo, inteso come terrorismo, non so perché siamo mantenuti un po' fuori, a differenza di altri paesi, penso alla Francia, penso alla Germania, penso ad altri paesi che hanno più fortemente radicamenti terroristici, anche per ragioni di immigrazione, Spagna. Noi no, non lo so cosa ci tutela, se ci tutela il fatto di avere un Papa, la Santa Sede, che cavolo ci tuteli, non lo so, i rapporti col mondo, non lo so, con le ricadute che sappiamo.
Però posso dire una cosa, invece abbiamo un dramma sulla legislazione in tema di criminalità organizzata. Una legislazione che si è stratificata, perché guardate, faccio una lezione in particolare. Spiego a gente che arriva da tutto il mondo il nostro processo di criminalità organizzata. Ed è una cosa devastante, perché dalla Procura Nazionale alla segretezza delle indagini, al tempo delle indagini, alle presunzioni di pericolosità e misure cautelari, al regime probatorio, al modello del dibattimento a distanza, al modello sanzionatorio, al carcere, all'ergastolo ostativo, il 4 bis, è una cosa tremenda che abbiamo. E naturalmente culturalmente, certi modelli processuali si incistano. È la metastasi di coso o il virus di cui parlo io. Questo è il vero problema. E tentiamo qualche volta di rispondere, ma l'Europa non lo capisce, perché l'Europa non si misura. Ma scusate, vi ricordate quel signore della Norvegia che aveva massacrato 97, e chiedeva un carcere migliore, e dicevano che ne aveva anche diritto. Pensate se fosse da noi. Chiedo scusa, c'è una domanda in sospeso, no, scusami, purtroppo dovrò rispondere però alla sollecitazione del professor Amati. Anche se è difficile oggi riassumere tutti i problemi e le risposte che questo ulteriore macro problema che hai segnalato sulla giustizia mediatica evoca. C'è una piccola passo avanti sulla norma che si ripromette di tutelare il diritto all'oblio, c'è stato anche se la deindicizzazione è molto difficile, molto complessa dal punto di vista proprio materiale, operativo, costosissima, non si riesce mai ad ottenere questo l'esperienza. Se ci saranno le occasioni in questo nuovo scenario culturale, non lo so, è davvero difficile fare una previsione, secondo me oggi anche questo va riconosciuto dalla lista, cioè l'attuazione della direttiva sulla presunzione, la considerazione dell'Europa sulla presunzione, l'innocenza è un passo avanti culturalmente. Poi purtroppo se gli operatori di polizia giudiziaria continuano a fare le conferenze stampa, però avrebbe notato che molte procure della Repubblica negli ultimi anni hanno adottato delle circolari più attente su questo. Secondo me è un movimento di consapevolezza di questo nuovo problema di civiltà che è processo, la giustizia senza processo, che cannibalizza le vite sui media di tutti gli indagati, si è innescato, spero che si sia innescato, io non voglio risentire della contaminazione di chi vede i problemi dalla propria prospettiva, ma mi sembra che ci sia molto dibattito su questo. Stamattina Sabino Cassese, che è un osservatore particolarmente autorevole, in un'intervista su un giornale sentivo la Radio Radicale, parlava proprio di questo problema, si discute sempre di più di questa tipologia di problemi, speriamo che questa stagione continui e porti a qualche tentativo di soluzione, che passa sempre, secondo me, dalla responsabilità dei magistrati, dei pubblici ministeri e dei giornalisti. Penso che non usciremo facilmente da questo problema se attraverso una davvero revisione anche probabilmente dei meccanismi che riconoscono un diverso grado di accreditamento, di autorevolezza alle testate giornalistiche, alle maggiori operatori della teleinformazione, magari addirittura attraverso un sistema di incentivi premiali, quello che cercavo di suggerire, cioè i giornalisti maggiormente sensibili ai giornali, ai testate, come hanno fatto per il New York Times, che stava morendo sul torto pubblico perché è considerato molto autorevole. Bene, oggi la carta stampata sta morendo sul portare pubblicamente quei giornali che però nel presentare un indagato rispettano determinate garanzie,
che nella cronaca giudiziaria danno voce anche alla difesa, che nella narrazione dei fatti non segue una curvatura colpevolista. Questo potrebbe essere ancora una cosa. Allora, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fino a prova contraria, cioè è la carta di Nizza, no? Cioè, non lo so, cioè ci sarà. Cioè. Articolo 48. Ogni imputato è considerato innocente, non colpevole, innocente. Ragazzi, ma facciamo parte dei 27 o no? Qua sta scritto, mica me lo sono inventato io, mica scegliamo un codice diverso da noi. Il imputato è considerato innocente, non presunto. Ma però qui sta scritto è considerato. È innocente, mentre nel nostro 27 sta scritto meglio. L'imputato non è considerato colpevole. Guardate che non sono formule omogenee, non lo sono. O sì? No, perché continuiamo a parlare di presunzione? Questo non lo capisco. Non lo utilizzeremo mai più. Chiedo scusa. No, ma è una cosa. No, è casuale. Mi dà un impegno collettivo da unite la scherzata. Perché ci dicono che non abbiamo interesse a insegnare la sentenza di 530 secondo comma. Ce l'hai, ce l'hai. Abbiamo cercato anche di modificare il regime perché c'è una giurisprudenza la quale dice che quella sentenza ha effetti, quella del 530,2. Abbiamo cercato nella commissione Carcano di modificare il 651, ci hanno detto che eravamo fuori delega, l'avevamo proposta la modifica dicendo che non aveva effetti extrapenali, ma non, perché invece la Cassazione ritiene che si possa recuperare il valore dalla motivazione. Scusate. C'è giurisprudenza della CEDU che invece ammette la rimozione del dubbio. No. Tanto vediamo se ci sono richieste di interventi. Qualcuno che... Dottor Baroni, un tema che ha introdotto il professor Spanger e che merita, secondo me, di essere considerato. E io ovviamente parlo per Udine perché chiaramente considero l'ambiente in cui opero da tanto tempo, ma qua dentro sono sicuramente quello più anziano come attività difensiva all'interno del foro. C'è l'avvocato Campes che dice no. Ah, Giuseppe, se c'è Giuseppe no, non l'avevo visto. Però la realtà è che si sta perdendo qualcosa. C'è una fase di passaggio, appena quando ho cominciato io, avevamo tanti maestri, avevamo tanti avvocati di notevole bravura. Mio padre mi diceva: cosa fai in studio? Vai in udienza e vedi come difendono i colleghi più anziani, impara, segui, vai, ti fai tutta l'udienza e impari. Ed avevamo degli esempi, avevamo dei maestri. Siamo in una fase di passaggio, in cui i maestri di un tempo non ci sono più, sono andati in pensione, stanno pian piano cessando, e siamo in quella che io chiamo beati monoculos in terra secorum. Il problema è che in questo momento è difficile per il giovane avvocato avere una bussola per come svolgere la propria professione. Noi ne avevamo tante, adesso è molto più difficile. Io mi rendo conto che i giovani non vedono più i vecchi maestri, io non mi ritengo più un maestro di quelli, ma vedo per esempio che ma sì, fai le eccezioni, poi dopo te la respinge, te la prende e così via. Ma se ti chiede di acquisire il verbale, ma insomma in fondo qual è il problema? Ma insomma, se quell'atto entra dentro il pubblico ministero, chiede di produrlo, vabbè. In ogni udienza tu hai un campionario di attività e di momenti in cui vedi che sostanzialmente il difensore consente una violazione dei principi più elementari di quella che è la difesa penale. E lo vedi a ogni udienza. Non parlo di altre cose, ecco. O si recupera
ma lo recuperano tanti, non pochi, non è che pochi. Per esempio tu dicevi del richiamarsi ai motivi d'appello, ci si lamenta che Citerio faccia le sentenze, avesse scritto le motivazioni prima dell'udienza, ma certo, se tutti vanno in udienza d'appello e si riportano ai motivi, io intanto le scrivo la sentenza prima, li porto avanti, qual è il problema? Vuol dire che se tu ti riporti ai motivi non ci credi ai motivi, è ovvio, no? Perché se tu credi ai tuoi motivi vai e li difendi. Se invece vai là e dice mi riporto, beh, vuol dire che non ci credi. Lui ha un'ipotesi e lui dice perché non concordi. Ti ho sentito, io ti ascolto, io non ti condivido per nulla, ma ti ascolto, no, sto scherzando. Lui ha un'ipotesi la quale dice invece perché non fissiamo, non concordiamo alcuni punti sui quali discutere. L'hai proposto. Beh, questo però da tanto si dice, sì. No, esatto. Se che cosa non avete chiaro, che spiegate. Certo, esatto, cioè, no. Concordare, dice, sì. la discussione la facciamo su questi punti. No, scusate, ti ho ascoltato. E questo può essere un argomento che sta a metà fra, come dire, riportarsi in modo assolutamente acritico, sviluppare discussioni estremamente lunghe che non portano via nulla, per cui il giudice ti guarda e ti fa così, mentre invece concordare all'inglese, diciamo così, tu facevi questo è la tua tesi, quando sto dicendo. No, ma non è la mia tesi, è la Corte Europea che invita e concentra le arringhe, esatto, su uno, due, tre punti, perché l'udienza di discussione diventa molto più feconda. Ecco, questo, cioè, ti do, potrebbe essere una soluzione, una giusta via di mezzo. La Corte Costituzionale lo fanno già, martedì scorso abbiamo discusso la questione sui modici liberi, il giudice Ligarò, prima della mia discussione, ha detto pregherei la difesa di concentrare la riga su 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo che ci vuole un avvocato preparato a rispondere ai 6 punti. Questo è tutto. Sì, quindi la situazione in effetti dell'avvocatura è questa, questo è il problema. Non è facile oggi come oggi, ma io non è che do la colpa ai ragazzi giovani. Dico che purtroppo la perdita di una generazione, la perdita dei maestri ha provocato questa situazione. E oggi è questa con cui dobbiamo fare i conti, purtroppo. Poi passo, perché mi hanno anche criticato, perché ho detto è ora di finire, di andare in appello e riportarsi, e mi hanno detto ma non capisco perché tu dica queste cose, cosa c'entra. Sì, questo è normale, ma non è. Bene. Spero che mi perdoniate la domanda un po' di scuola, che sono ancora. E volevo chiedere in particolar modo al professor Spangher, sapendo che lei all'inizio ha precisato l'attenzione, ma ricordando anche poco fa, alle parole, l'utilizzo delle parole, si parla di improcedibilità e ha un senso parlare di improcedibilità. A mio modestissimo parere c'è qualche elemento di continuità tra la prescrizione e l'improcedibilità, richiamo al 159, alla rinunciabilità, alla non improcedibilità. Quindi forse quelle lacune che crea il monstrum dell'improcedibilità, prima fra tutte il 129, sarebbero in parte ricucibili chiamandola effettivamente prescrizione processuale? No. La domanda è, tu come ti chiami? Antonio. Ecco, io mi chiamo Giorgio. Cioè, se ti chiamo Giorgio, tu non ti riconosci, perché ti chiami Antonio. Allora io dico, no, è chiaro che c'è. Allora, la domanda, e questo sarebbe un discorso così buttato lì, no? Però mi capisci, se il legislatore ha voluto usare questa espressione, è vero ciò che dice Ferrua, l'ha usata per evitare che chiamando la prescrizione i 5 Stelle si incazzassero. Questa sarebbe la filosofia. Cioè a Conte bisognava far digerire una formulazione diversa, ma la formulazione diversa sottende anche situazioni diverse. Cioè voglio dire, tu puoi, possiamo anche chiamarla prescrizione processuale se la mettiamo scritta come prescrizione processuale. Però stranamente non la mettiamo innanzitutto nel codice di procedura penale sub-articolo 344 bis, il che già non la metti nel codice penale, perché guardate che le conseguenze di aver messo la tenuità del fatto nel codice penale o nel codice di procedura non ha conseguenze secondarie, perché in un caso è non punibilità, nel caso invece del giudice di pace è improcedibilità, e cambia molto se è una causa di non punibilità o una causa di improcedibilità. Uno. Se fosse vero quello che, non tu dici, tu ipotizzi, non è tu una critica a te,
Allora che senso avrebbe dichiarare improcedibilità e imprescrittibilità del reato punito con l'ergastolo? Tanto varrebbe che sono omogenei, invece noi teniamo due strade completamente diverse. Che senso ha fare un 578,1 bis quando c'è il 578? Che senso ha una normativa in tema di responsabilità degli enti per la prescrizione che non è riprodotta in termini di improcedibilità? Cioè, il discorso è che avendo scelto due strade diverse, essendo la prescrizione molto più consolidata e l'improcedibilità nuova, tra parentesi questa improcedibilità non è l'improcedibilità per mancanza di querela, è l'improcedibilità per decorrenza dei termini. Allora, dire che due cose sono uguali quando sono diverse, forse è meglio da definirle con nomi diversi. Perché se la cominciamo a definire prescrizione processuale, allora si rischia di dare ragione, non perché non voglio dare ragione a Mazza, allora si dice ma è sostanziale, processuale con effetti negativi. No. È una causa di improcedibilità per decorrenza dei termini. Adesso, e infatti non si applica il 129,2, perché non si applica, perché non sta scritto nel 129,1, perché non sta scritto nel 129,2. Con la sentenza della Corte Costituzionale, che ho detto, se verrà interpretata anche con riferimento all'improcedibilità nel rapporto tra diritto al giusto processo e termini di durata irragionevole, chiaro che si avvicineranno le situazioni, ma restano due situazioni diverse. Secondo il mio modesto punto di vista. E io posso essere d'accordo sul fatto che è servita, l'etichetta è servita per chiamare una cosa con un nome, però era anche un profilo sostanziale. Del resto che non c'entri con la durata ragionevole. La prescrizione può avvenire davanti a una sentenza di non luogo. Io posso dichiarare la prescrizione in appello della sentenza di non luogo, non posso dichiarare l'improcedibilità nell'appello della sentenza di non luogo. 427-28, quello che è. Quindi voglio dire, sono istituti, è chiaro, no? Posso dichiarare la prescrizione in sede di appello della sentenza di non luogo, posso dichiararla, perché non è il primo grado, ma non posso dichiararla in procedibilità. Cioè voglio dire, perché naturalmente, attenzione, la politica ci ha messo di su, ma l'interprete non può far prevalere quello che lui vorrebbe rispetto a ciò che il legislatore ha fatto. Il legislatore ha fatto questo. E allora tu ti chiami Antonio e mi chiamo Giorgio. Non mi convince, stante questa separazione di due orologi di cui lei sì. Parla, se l'uno è ispirato alla gravità del reato, come al solito la prescrizione sostanziale che conosciamo, e l'altro comunque, per stare ai formalismi, alla ragionevole durata del processo, perché è un soggetto con la condanna del reato, con la condanna, il soggetto punito con la pena dell'ergastolo non è improcedibile, non è assoggettato alla ragionevole durata. Questo è un altro discorso di ragionevolezza, questa è una scelta politica, è come la stessa storia della prescrizione. Ti ho già detto, per esempio, in Spagna dopo 30 anni non puoi neanche iniziare il processo per omicidio. Sono scelte legislative, sono scelte in Spagna, quella ragazza italiana che è stata ammazzata e noi non ce l'abbiamo. Sono scelte diverse, sono scelte che la prescrizione è un dato consolidato, storico. Noi abbiamo dovuto inserire questo strumento per bilanciare la richiesta degli avvocati di un processo che avesse una certa durata ragionevole dopo che non era maturata la prescrizione. Una soluzione politica. La soluzione politica non è il massimo delle soluzioni giuridiche, è una soluzione. Cioè, capito? Però non puoi trasformarne un istituto in un altro. Cioè, perché se tu allora la prescrizione di natura sostanziale estingue il reato, questo estingue il processo, sono due cose diverse, cioè una incide sul tempo del processo, e tra l'altro non di tutto il processo, solo sul tempo delle impugnazioni, mentre il secondo incide solo sul tempo del primo grado e non sul giudizio. Cioè non puoi misurare due cose che sono, secondo me, che hanno ontologicamente funzioni diversificate. Poi naturalmente ha ragione lui, è un mostro, è un pasticcio, è una cosa, però ce l'abbiamo e dobbiamo interpretare. Io non eviterei di trasformare una cosa in un'altra. Quello è 344 bis CPP, quello è 161 bis CPP. Ci sarà una ragione? No, sì, a te no. Per cortesia, no, ma siamo per discutere, qui piega peraltro. Prego. Luca Barone. Sì, molto rapidamente, perché penso che sia un girone infernale ad hoc per chi fa le domande ai convegni fuori tempo massimo, soprattutto in orario di aperitivo, almeno la più domanda che è lunedì. Quindi
Quindi volevo solo dire una cosa, se, riassumendo tutto quello, anzi non mi permetto di riassumere, ma faccio tesoro di tutto quello che è stato detto dal professor Stanger sull'improcedibilità e guardo al futuro. Inciderà questa, se sì, come, a vostro modo di vedere, magari ne parleremo in, un'altra occasione, sulla confisca? Sulla confisca è un problema delicato che ha la Commissione. La confisca è l'unica cosa che sta fuori. Esatto. Però bisognerà, la confisca è una cosa che bisognerà che la Commissione. Io ho sentito solo il dialogo tra Brichetti e Cazzo, dovete trovare una soluzione sulla confisca. Non lo so, io ho la sensazione, posso dire questo. Ho la sensazione che il tema dell'improcedibilità verrà cambiato, cioè ci sarà un adeguamento normativo. Uno dovrebbe essere sicuro. Quello dell'applicazione 129,2. Cioè posso anch'io? Sì, dillo. Dopo me l'ha dato. No, ha finito. Quindi voglio dire, è una cosa, il diritto non è una cosa statica, ve l'ho già spiegato, spiego agli studenti. Il diritto è una cosa dinamica, è la capacità di argomentare di uno e riuscire a convincere gli altri per cambiare le norme. Nessuno qui ha la verità assoluta, nessuna norma è rimasta ferma, vengono cambiate in continuazione, perché le sensibilità cambiano. Sezione Unite che dice che si può applicare il 469 per il dibattimento d'appello, Corte Costituzionale che te la cancella, perché uno si è impuntato, perché uno ha detto che quella sentenza era sbagliata. Neanche le Sezioni Unite resistono più. Tra parentesi, sul 525,2, famoso 500, abbiamo avuto 10-8 sentenze di inammissibilità. E posso dire anche una ragione, perché l'ultima sentenza era stata scritta da Frigo e purtroppo Frigo ha una sensibilità processuale, Vigano non ha una sensibilità processuale, tu non ascoltare. E infatti ha fatto quella sentenza con la quale dice inammissibile però il legislatore provveda, che è un forte dubbio di costituzionalità. Cioè, non so se mi spiego, dice la norma è sicuramente cioè, va bene così, le eccezioni non ci sono. Guarda che io me la ricordo bene, era una 7ª o 8ª questione che andava sul 25,2. Il giudice aveva detto è finalmente giunta l'ora di cambiare e Frigo gli rispose nella motivazione, l'ora non è ancora arrivata, ma era Frigo che gli disse nella motivazione questo. La sentenza scritta da Viganò è una sentenza di segno diverso, anche i tempi saranno stati diversi, ma le sensibilità sono diversificate. Hai sentito come mi hai sentito? In parte perché mi hai detto ascolta, non ascolta, eccetera, ho fatto filtro. Esatto, ho fatto filtro, allora di quello che ti no, volevo solo dire a Luca Baron che secondo me se la giurisprudenza resta quella dell'attuale Cassazione, cioè se addirittura la Corte di Cassazione, dottore Sezionamente per Roma, è arrivata a dire che basta non l'accertamento sostanziale della responsabilità in un dibattimento di primo grado, ma ancor prima, anche in corso di dibattimento, purché sia stata svolta un'istruttoria piena ed esaustiva per confiscare, nonostante la declaratoria di estinzione, del reato sostanziale, e con l'improcedibilità che non tocca neanche il reato sostanziale, ahimè la confisca rischia di rimanere in piedi se si avalla la lettura giurisprudenziale che c'è. Ed era uno dei primi problemi che personalmente sollevai nel gruppo di lavoro. Proprio per dire, guardate che questa tipologia di rimedio lascia un vulnus aperto con l'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione Europea. Hanno mandato agli effetti civili la questione civile. Sì. La confisca resta ancora aperta. La grande camera hotel promotion era sulla confisca e sulla presunzione di innocenza, problema che secondo me potrebbe rimanere aperto. E io da professore, da avvocato, lo porto. Richiesta di intervento, ringrazio tutti i relatori in primo luogo.